Buonasera a tutti, sono le 18.40 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa Di Cinque per la plena. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, con le comunicazioni del Sindaco. Prego, Sindaco. Grazie Presidente. Allora, le comunicazioni dice che abbiamo fatto una delibera di giunta comunale numero 132/2019, la revisione ordinaria delle società partecipate allo stato di attuazione. E poi vorrei comunicare al Consiglio che abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della Regione Abruzzo per 25.000 euro per i giochi inclusivi da destinare al parco giochi del qui a caso. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. E il parco giochi di quale? Questo che sta qui all'ex palazzo scolastico. Siamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, lettura dell'approvazione per pari precedente seduta consigliare del 28/11/2019. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni, vediamo approvate all'unanimità. Siamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale sul baratto amministrativo. Parola a lui, Sindaco, dottor Berlusconi. Grazie Presidente, la delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale ha per oggetto appunto approvazione del regolamento comunale sul baratto amministrativo. Il baratto amministrativo viene utilizzato di solito per far fronte al mancato pagamento di una pubblicazione tributaria e il Comune ha la possibilità con una cosa del regolamento di normare questa fattispecie. Non tutti i tributi possono essere oggetto di questo tipo di accordo e il tutto è disciplinato dall'articolo 190 del decreto legislativo 50 del 2016. Appunto l'articolo 150 prevede che gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale sulla base di progetti presentati da cittadini singoli e questi contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento delle aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere. Ci possono essere anche interventi di rigore urbano, di recupero e di uso con finalità di interesse generale di aree e di beni che non sono utilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Quindi l'articolo 190 incoraggia le nuove forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche finalizzate alla tutela della cosa pubblica. In questo concetto i cittadini quindi diventano parte attiva della cura dei beni comuni, con la conseguenza che il comune beneficia di risorse, di competenze ed esperienze di cui si fanno portatori soggetti privati. In questa materia in questi anni ci sono stati diversi interventi da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti che hanno un po' disciplinato indirettamente la materia e fino ad arrivare a fissare dei punti fermi che noi comunque abbiamo recepito sia nella proposta di delibera che sia nel nostro regolamento.
e mi riferisco in modo particolare che il baratto amministrativo può essere utilizzato in modo esclusivo per la Tari. E quindi il baratto amministrativo viene applicato nel nostro caso in forma volontaria ai contribuenti che sono soggetti passivi della tassa dei rifiuti Tari e che i destinatari del baratto amministrativo non possono occupare in alcun modo posti vacanti della dotazione organica del comune. Quindi si instaura comunque un rapporto tra l'amministrazione e il comune che non può essere considerato un rapporto pubblico. Questa delibera comunque ha acquisito l'approvazione del funzionario responsabile dell'area tecnica e dell'area contabile, ha avuto il parere favorevole del revisore dei conti e quindi la delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio è quella, appunto, è quella di approvare il regolamento sul baratto amministrativo ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 50 del 2016, che è composto da 15 articoli e che ha allegato la presente delibera sotto la lettera. Chiedo scusa Presidente, ma non ritengo giusto che mentre io intervengo ci sia qualcuno che venga aggiornato in quest'Aula. Penso che lo dia anche il nostro regolamento. Possiamo vedere, ma comunque mi sembra una mancanza. La mancanza di rispetto nei miei confronti. Siamo qua un'oretta. Comunque ognuno è libero di fare quello che vuole. Io questo lo faccio rilevare e voglio che risulti a per fatto. Mi sta di leggere la delibera che è aggiornata. Comunque assicuro tutta l'attenzione necessaria. Quindi, va bene. Quindi devo stare tranquillo. Va bene. Chiedo scusa, Presidente, se possiamo fare a meno. Siamo qui un'oretta indietro per il bene di tutti. Va bene, accetto la preghiera del Presidente, ma non c'è niente che vieti. Maria, c'è soltanto la divagazione. Un cordiale stare insieme. Grazie. Chiedo quindi che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie a lei, Vice Sindaco. Ci sono interventi? Buonasera. Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto, che ha come per l'approvazione del regolamento comunale sul baratto amministrativo. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4 del giorno, imposta comunale IUC, approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020, provvedimenti. Parola al Vice Sindaco, dottor De Pietro. Grazie Presidente. Nel periodo dell'approvazione del bilancio da parte della Giunta e ad oggi dobbiamo dire che ci sono stati degli interventi legislativi di modo particolare, cioè abbiamo avuto delle disposizioni urgenti in materia fiscale e sia l'approvazione definitiva della legge di bilancio. Quindi la delibera che noi sottoponiamo al Consiglio Comunale, che ha appunto oggetto approvazione a livello di detrazioni di IMU per l'anno 2020, in parte verrà, una volta pubblicato la legge di bilancio, le aliquote già previste in precedenza verranno soppresse. Quindi questa sera noi proponiamo comunque di tenere inalterato la proposta di delibera e di aggiungere alla stessa, stabilendo come valore da inserire come base del gettito da inserire nel bilancio la somma di euro 855.000 e di inserire comunque questa precisazione. Considerate inoltre la previsione normativa contenuta nel disegno di legge di bilancio 2020 in materia IUC, sul testo in cui il Governo ha già votato la fiducia in Senato il 16 dicembre, approvando il maxiemendamento, ed in particolare a decorrere dal 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 27 dicembre del 2013, numero 147 abolita,
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti urbani, l'imposta municipale propria, IMU, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Quindi per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 66, numero 296, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020. Quindi, alla luce di questo intervento del legislatore nazionale, ritengo che la delibera resta invariata e che la stessa, cioè inutile che descrivo un po' quelli che erano le agevolazioni, se ritenete, devo farci un elenco delle agevolazioni, ma sono identiche a quelle dell'anno scorso, quindi ritengo di approvare questa delibera inserendo al comma 7, così come è stato già proposto, di stabilire che qualora la novella legislativa di cui ai commi 738 e 779 del rinnovato disegno di legge di bilancio 2020 dovesse essere approvata in via definitiva, questo ente procederà a redigere il nuovo regolamento e a stabilire le relative aliquote nei termini previsti dalla suddetta novella che ho detto prima, quindi 30 giugno 2020, fatto salvo il gettito previsto di bilancio, che ho già detto che sarà di 845.000 euro, rendendo di fatto superate le aliquote tariffarie determinate con il presente atto. E poi chiedo, Presidente, di dichiarare nel presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del testo unico sugli enti locali. Resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie Presidente. Quindi non ci sono aumenti di queste tasse, rimangono gli stessi degli anni precedenti? No, non c'è nessun aumento. Il gettito è lo stesso che era previsto del bilancio. Il gettito va bene. Però gli aumenti, diciamo, delle varie. Allora, io ho avuto la possibilità di così leggermi un po' il testo non ancora pubblicato. Sembrerebbe che sia le agevolazioni che le detrazioni siano le stesse. Alla fine quindi dovremo comunque approvare questo regolamento e avere lo stesso risultato che l'anno scorso. Quindi penso non ci dovrebbero essere, non ci saranno aumenti. L'unica cosa che cosa succede è che da due imposte, l'IMU e la TASI, molto probabilmente vengono unificate e quindi ci sarà una sola aliquota che sarà la somma di queste due aliquote. Tenendo conto che il Comune di Casoli ha una banca dati aggiornata e che non ci dovrebbero essere notevoli variazioni, gli aliquoti quindi non dovrebbero cambiare. Per comunque torneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione della lingua. Questo è il percorso da fare, da portare avanti. Prendiamo atto di questa precisazione, noi ci asteniamo sull'argomento. Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Chi è favorevole? Al gruppo di maggioranza vuole favorevole, secondo me. Lo so. Passiamo alla votazione vera e propria, al punto numero 4 dell'ordine del giorno, proposta comunale di Lucca, approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020, provvedimenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Il contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto l'imposta comunale di Lucca, approvazione delle aliquote del tributo dei servizi di visibilità, sì, per l'anno 2020, provvedimento. Parola al vice sindaco, dottor De Pietro. Allora, anche per questa delibera vale lo stesso ragionamento fatto di prima, perché questa era quindi collegata all'IMU e la TASI e quindi è inutile
torna a portare la discussione sulle agevolazioni e sulle tipologie con le varie aliquote, ritengo che sia giusto dire che la somma iscritta in bilancio è la stessa dell'anno scorso, di 218.000 euro, e che anche in questa delibera è stata inserita la frase di stabilire che qualora la portata legislativa di cui ai citati commi 738 e 779 del ritamato disegno di legge di bilancio 2020 dovesse essere approvato in via definitiva, questo ente procederà a redigere il nuovo regolamento e a stabilire le relative aliquote nei termini previsti dalla suddetta novella, fatto salvo il gettito previsto in bilancio rendendo di fatto superate le aliquote tariffarie determinate con il presente atto. Quindi non le leggo nemmeno le varie ipotesi tariffarie e chiedo poi di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie. Dichiaro aperto la discussione. Per interventi? Come prima. La dichiarazione di voto da parte della presenza c'è. Il gruppo di maggioranza è favorevole alla prima. Grazie, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione vera e propria del punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto imposta per il gruppo approvazione della liquida del tributo sui servizi di visibilità si fermano generali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un'ulteriore votazione, si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto legge regionale numero 89 del 23/9/98, DPR 380/01, articolo 16, comma 6, adeguamento oneri di urbanizzazione, aggiornato su variazioni indici di Istat, dall'1/4/2006 al luglio 2019, provvedimento. Parola al vice sindaco, dottor De Vito. Grazie Presidente, la legge richiamata dal Presidente qualche minuto fa, quindi la legge regionale numero 89 del 98, prevede la possibilità che i comuni aggiornano ed adeguano gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione in relazione alle variazioni dell'indice Istat. Quindi si ritiene di dover aggiornare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, quindi in base alla valorizzazione dei costi e in applicazione dei criteri già individuati dalle tabelle parimetriche comunali, aggiornando le stesse delle diverse casistiche. Le varie tabelle sono allegate alla presente delibera con gli aggiornamenti previsti. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare la tabella allegato 1 di aggiornamento dei costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, dei costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali. Di dare atto che la predetta tabella viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che la stessa è stata redatta sulla base degli incrementi accertati a seguito delle intervenute variazioni degli indici Istat. E chiedo poi infine, Presidente, che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Interventi? Solo una domanda, ma questo è un atto dovuto? È un atto dovuto, sì. Lo prevede la legge regionale dell'aggiornamento del questo comporterà anche degli aumenti, immagino, per forza, dei costi di costruzione. Sì. Cioè qua già non si costruisce, aumentiamo pure gli oneri. No. Noi votiamo contro. Dichiarazione di voto? Sì, il gruppo di maggioranza. Considerando che l'obbligo di legge prevede che bisogna aggiornare il coefficiente in base all'indice Istat, il gruppo di maggioranza vota favorevolmente la delibera. Grazie, signor. Allora, il segretario può riportare anche le motivazioni per cui votiamo
voto. Sui costi di costruzione, dove caso di da un po' di tempo a questa parte. È vero. Nessuno mi obbliga. Sì, no, l'obbligo c'è la legge. Se fa, ma nessuno ci obbliga a votare a favore. Ah, no, no, no. Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto documento unico di programmazione, DUP, periodo 2020-2021. Allora, vice sindaco, dottor Pellegrini. Grazie Presidente. Il DUP è stato già approvato dalla Giunta Comunale il 9 dicembre di quest'anno con deliberazione numero 130. Come noto, il documento si compone di due parti. Per quanto riguarda quindi le varie missioni che questo gruppo, questa amministrazione vuole portare avanti, quindi quelli che saranno gli interventi da fare nelle varie missioni dell'anno 2020, verranno da me tra poco portata a conoscenza del Consiglio. E la delibera che invece sottopongo all'approvazione è quella di approvare per i motivi espressi in premessa, il DUP 2020-2022 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, poi per segnare un'ulteriore votazione chiedo che sia dichiarata immediatamente eseguibile. Per quanto riguarda le missioni, partiamo dall'ordine pubblico e sicurezza e porto via conoscenza del Consiglio Comunale che dal 1 gennaio 2020 sarà sciolta la convenzione con il Comune di Alpino per la gestione del servizio di polizia locale e forma associata. Il Comune di Casio è collegato autonomamente dalle servizio che tra l'altro sarà composto da una unità in meno a seguito del pensionamento di un dipendente sin dai primi mesi dell'anno. Si continuerà autonomamente a soddisfare le attese dell'amministrazione e dei cittadini, in particolare a migliorare l'azione di controllo e di sorveglianza del rispetto dei regolamenti della sicurezza stradale, il controllo dei flussi migratori e la garanzia del patrimonio comunale. L'attività di controllo e sorveglianza sarà agevolata anche mediante l'utilizzo delle informazioni rilevate attraverso l'impianto territoriale di videosorveglianza oggetto di recente potenziamento. Inoltre si porrà particolare attenzione all'informazione dei cittadini in collaborazione con le forze dell'ordine locali al fine di fornire consigli e buone pratiche ed evitare truffe e raggiri. Si procederà a incentivare la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso delle scuole militanti della scuola primaria, maggiore controllo ed efficientamento del sistema di sicurezza e di vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile. Per quanto riguarda gli incontri con i cittadini, qualche settimana fa c'è stato uno degli ultimi incontri presso il centro aggregativo anziani dal maresciallo Combarelli, dove ho partecipato anch'io, e gli stessi sono
i nostri concittadini sono stati informati dell'attività e dai raggiri che possono essere da determinati soggetti, anche perché ultimamente il nostro comune è stato sottoposto da parte di queste a continue telefonate e a contatti proprio per indurre alcune persone, specialmente anziani, a elargire soldi a questi malviventi, insomma. Quindi questo servizio che continuerà anche nel prossimo anno, quindi oltre che con degli incontri a centro aggregativo, anche penso organizzeremo degli incontri anche con presso le contrade sotto altre forme, anche con l'invio di opuscoli ai nostri concittadini. La trasmissione, istruzione e diritto allo studio, le strutture scolastiche delle scuole materne, elementari e delle medie sono funzionali per tutte le attività didattiche erogate agli studenti interessati, pertanto l'edilizia scolastica relativa all'istruzione primaria e secondaria di primo grado non ha bisogno di ulteriori interventi se non quelli di ordinaria amministrazione. Per tutti gli istituti superiori di Casoli, il Comune continua a garantire il funzionamento dell'impiantistica sportiva di proprietà per stimolare e favorire la pratica dello sport dei giovani. Inoltre, l'esperienza già avviata e concretizzata negli anni precedenti relativamente alla attiva collaborazione e all'attività formativa della scuola continuerà anche nell'anno 2020 con le dirigenze scolastiche e con gli operatori del settore per confermare la politica concertata di attrazione delle popolazioni scolastiche ricadenti nel bacino di riferimento. Si ritiene indispensabile continuare la concertazione con l'istituto comprensivo per sensibilizzare la popolazione scolastica ad una migliore e attenta gestione dei rifiuti, che dovrà consentire di confermare i termini di raccolta differenziata, gli obiettivi specifici previsti dalle normative vigenti, e i ragazzi rappresentano il mezzo di comunicazione migliore per consentire di trasferire le giuste conoscenze in materia in tutte le famiglie del nostro territorio. Proprio la settimana scorsa ci sono stati degli incontri con tutte le scuole superiori da parte del personale della Ecola, dove abbiamo partecipato sia io che l'assessore Vittorio, e abbiamo incontrato quasi tutte le classi delle scuole superiori, portando loro a conoscenza dei principi che regolano la raccolta differenziata e responsabilizzando questi ragazzi, perché devono essere loro i messaggeri, i portatori di queste conoscenze nell'ambito delle loro famiglie e farsi parte attiva appunto per raggiungere quei risultati sperati per la raccolta differenziata. Vogliamo dire che comunque il nostro comune ha sempre rispettato la percentuale del 65% prevista dalla normativa vigente e che per l'anno 2019 si prevede il raggiungimento di circa il 75% della raccolta differenziata. Questo è un buon risultato e il comune di Casoli anche quest'anno, qualche mese fa, a Pescara è stato premiato come comune riciclone. Si conferma comunque la spesa per l'erogazione, per quanto riguarda quindi l'istruzione allo studio, per l'erogazione delle borse di studio di Giorgio per gli alunni più meritevoli per conseguire un diploma di terza media. Quindi questi sono diversi anni che portiamo avanti queste iniziative, che viene confermata anche nel 2020. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, l'amministrazione continuerà a favorire le iniziative legate alle tradizioni e alle consuetudini locali. Si cercherà di favorire le iniziative che con il loro ripetersi potranno comportare una rivitalizzazione del borgo medioevale e dare allo stesso una nuova visibilità e vitalità. Si sosterranno eventi decentrati per la valorizzazione delle contrade, eventi che creano senso di appartenenza quali giochi senza confini. La possibilità di fruire delle sale del castello e della sala polivalente favorirà l'organizzazione di manifestazioni e eventi anche da parte delle associazioni casolane che vogliono contribuire fattivamente a vivacizzare e arricchire il calendario culturale. Continuerà all'interno del castello una valorizzazione di tipo museale per proporre le ricchezze storico-culturali legate al territorio ed ottenere una visibilità del patrimonio culturale locale. Anche nel corso del 2020 si proseguirà nel percorso di valorizzare il luogo d'Annunziano con la previsione
per la riproposizione del festival e delle sue, della sua implementazione, nonché luogo di incontro per vivere esperienze culturali significative e sede privilegiata per iniziative culturali e luogo di conoscenza della storia locale. Favoriremo comunque la promozione del presidio Slow Food e la valorizzazione dell'olio in tosso di Casoli. Continuerà la gestione in appalto del servizio della biblioteca nelle sue articolazioni all'interno della sede dell'ex Palazzo di Giustizia e si continuerà a implementare il recupero dei luoghi della memoria e del centro di documentazione della memoria. Proprio questa sera a tutti i consiglieri è stato consegnato l'invito per la partecipazione alle zone della memoria che si terrà a caso il 26 e il 27 di gennaio. Per quanto riguarda voi le politiche giovanili e il tempo libero, il lavoro di manutenzione straordinaria del campo di calcio per un importo complessivo di 450.000 euro sono stati ultimati rendendo il campo di calcio fruibile e aperto a raccogliere le attività in esso previste. Devo dire che il campo di calcio dopo questo intervento è stato utilizzato anche da altre associazioni provenienti fuori dal nostro territorio comunale e ultimamente anche la sezione degli alberi di Pescara ha utilizzato il nostro campo per la preparazione e per l'inizio dei campionati che gli alberi si apprestano per i campionati che gli altri apprestano a dirigere. È stata l'occasione anche per far visitare il nostro castello, per visitare il Palazzo Pitti e quindi che anche questo è un veicolo per la conoscenza del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Nel corso del 2020 si continueranno a realizzare iniziative di valorizzazione delle strutture e degli impianti sportivi, verranno effettuate richieste di contributo per la presentazione di progetti previsti da appositi bandi pubblici, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione anche di privati interessati alla gestione degli impianti stessi. Il sindaco ricordava qualche minuto fa proprio di quell'ultimo contributo che abbiamo avuto per i giovani inclusivi. La fruibilità degli impianti resterà comunque assicurata ai cittadini singoli associati mediante le forme di gestione in corso che offrono la funzionalità degli stessi e nel contempo una spesa contenuta a carico dell'ente per l'ordinaria manutenzione degli stessi impianti. Saranno privilegiate iniziative particolarmente stimolanti verso l'attività sportiva dei ragazzi minorenni con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la fruizione degli impianti, Per quanto riguarda un'ulteriore missione, assetto del territorio e l'edilizia abitativa, l'ufficio urbanistico continuerà anche nel 2020 a garantire l'attivazione del nuovo strumento urbanistico e di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia urbanistica affinché si diano le risposte alle istanze che vengono presentate dagli utenti. Si attiverà la procedura amministrativa per la redazione del nuovo piano regolatore del centro storico del comune di Casoli. Si provvederà all'aggiornamento e all'implementazione del piano di protezione civile comunale e siamo uno dei pochi comuni che sta portando avanti l'iter in modo soddisfacente e ci troviamo, devo dire, in una fase veramente avanzata nei confronti di tutti gli altri comuni. Tant'è che ultimamente proprio in un articolo del centro del comune di Casoli veniva indicato come comune di riferimento per l'attivazione del piano della protezione civile. Ci saranno poi azioni ad incentivare interventi del recupero edilizio, miglioramento e l'abbellimento di vicoli e percorsi al fine di accreditare il centro storico nei circuiti di promozione quali borgo autentico o per quello dei borghi più belli d'Italia. Quindi verrà favorita la fruizione dell'osio di Serranella, completando la ristrutturazione dell'immobile di località Guarella da divenire a Forestella. Altra missione. Sviluppo del sostenibile e tutela del territorio, anche nel 2020 resta un obiettivo prioritario il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, come dicevo prima, fissata dalla legge al 65%, che comunque è stata sempre rispettata.
si incentiverà l'ampliamento del numero delle famiglie che possono aderire al compostaggio domestico, come disciplinato dal regolamento comunale, per poter favorire il primo obiettivo previsto dalla legge regionale di riduzione della produzione di rifiuti pro capite annuali per il cittadino e per favorire anche la riduzione del costo di smaltimento dei rifiuti da portare in discarica. Saranno aumentati i controlli delle forze dell'ordine nei riguardi dei trasgressori dei regolamenti comunali favoriti dalla rete di videosorveglianza attivata nel 2018 e potenziata anche nel 2019. Si stimolano i cittadini a comportamenti di buon senso civico per migliorare l'immagine dell'intero paese e a tale riguardo continuerà il coinvolgimento dei cittadini con il concorso Falcone Fiorito e con l'organizzazione di giornate dedicate quali Puliamo il Mondo con l'Associazione Legambiente. Si realizzeranno anche iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente con l'organizzazione della giornata ecologica e di seminario con l'Istituto Superiore a Germania di Casoli. In seguito all'affidamento in house a ECO la società per azione a migliorare i nuovi servizi garantiti, si continuerà ad ampliare e migliorare i risultati del servizio attraverso la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, la raccolta differenziata e il compostaggio della frazione organica. Per quanto riguarda infine la missione trasporti e il diritto alla mobilità, i lavori già realizzati negli ultimi anni e quelli già stanziati nel corso del 2019 per la manutenzione straordinaria dei tratti di strada sono da integrare ulteriormente per assicurare le esigenze di manutenzione dell'intera viabilità comunale. Italia e finanziamenti pubblici per la viabilità, uniti alla progettazione dei trasferimenti radiali, rendono difficoltosa la realizzazione dei lavori pianificati nei programmi dell'amministrazione comunale, tuttavia si lavorerà per superare queste restrizioni. Nel bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 saranno comunque previsti interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali tendenti a garantire e migliorare la percorribilità delle stesse. Nel 2020 saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali attraverso l'accensione di un muro presso la Cassa Depositi e Prestiti per il valore di 150.000 euro. Oltre a ciò, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali verranno realizzati parte in appalto e parte con l'utilizzo del personale e delle attrezzature dell'ente. L'ufficio tecnico comunale usufruisce di una struttura operativa costituita di risorse umane e strumentali che consentirà di svolgere in economia alcuni lavori con conseguente risparmio di risorse finanziarie e tempi di esecuzione. Verranno inoltre finanziati interventi di ristrutturazione di immobili, quali la caserma dei carabinieri, di manutenzione e conservazione del castello di Castelvale e di modo particolare per la stanza di Lanuzio. Tant'è che nell'ultima parte di bilancio avevamo proprio previsto un intervento per un risparmio di 20.000 euro proprio per la manutenzione delle scritte autografe di Lanuzio. Soccorso civile, questa è una missione dell'amministrazione di funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione e soccorso e gestione delle risorse naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, compresa altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze. Sarà realizzata la segnaletica prevista dal piano di emergenza nazionale comunale approvato e si faranno iniziative educative e ampliare la conoscenza in materia di protezione civile nei confronti dei cittadini. Mi riferisco in modo particolare al piano di protezione civile che dovrà essere portato a conoscenza della cittadinanza e dovranno essere allocate le segnaletiche relative ai vari punti di ritrovo e le varie per quanto riguarda le varie fasi che poi dovranno essere messe in atto per, nel caso di alluvioni o di calamità naturale. Nel corso del 2019 è stato emanato un bando per l'affidamento dei servizi di protezione civile, a seguito del quale si è proceduto alla stipula di apposita convenzione con l'associazione Valprimo. La convenzione assicura il servizio anche per gli anni futuri. Questo bando è un bando aperto, quindi qualsiasi associazione può chiedere di partecipare, di collaborare con il Comune di Casoli. Ho saltato. Un'altra missione molto importante a cui teniamo molto sono i diritti sociali e politica.
l'approvazione sia dei nuovi ambiti sociali, sia del nuovo piano sociale regionale, anche il 2020 sarà l'anno di completa delle attività sociali votate dai soggetti istituzionali che hanno il compito di attivare le collaborazioni sociosanitarie. Il servizio è affidato a LECA del numero 20, che è costituito da 37 comuni con capofila di Unione Montana, l'Unione Montana del Stagno di Villa Santa Maria. La nuova composizione e la nuova convenzione di regolamento operativo garantiranno l'erogazione di tutti i servizi sociali, oppure la necessaria sperimentazione della nuova gestione complessiva che passerà attraverso la programmazione del nuovo piano sociale di ambito distrettuale affidato a soggetti individuali e affidati tramite gara di appalto alla fine dell'anno 2017. Si conferma anche quest'anno la prosecuzione del servizio per la prima infanzia denominata la Tana dei Rossetti, presente nello stabile della scuola dell'infanzia di Vitalame, ormai consolidato da diversi anni, quale servizio a favore delle giovani coppie e per i propri bimbi, previa verifica delle richieste di accesso al servizio. Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono previsti interventi a favore dei soggetti in difficoltà economica a causa della crisi occupazionale che crea sempre maggiori problematiche per molte famiglie. Gli interventi previsti saranno indispensabili in casi più critici che si individueranno anche all'interno della gestione ECA numero 12 Sangro Aventino. Si conferma comunque l'erogazione degli assegni civici di inclusione sociale a soggetti in difficoltà. Quindi io mi fermo qui, resto a disposizione per eventuali domande, quindi chiedo l'approvazione del GUP e con apposita delibera di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie Cesino. Dichiaro aperta la discussione, gli interventi. Allora, intanto volevo scusarmi per l'episodio del giornale, rotta in quartiere, Presidente, che il mio comportamento non è un comportamento sconveniente e non è più tanto sconveniente di chi nel passato, quando leggevo, doveva portare il telefono. Il vice sindaco non ha avuto questa prontezza di redarguire i suoi componenti della sua stessa maggioranza. Non mi sono accorto. Te ne sei accorto, che leggevo il giornale, ma non ti sei accorto della noia che suscitava il tuo intervento, riferito anche a cose scontate, a un regolamento copiato dove è stato cambiato soltanto comune di casa. Ho sbagliato a leggere il giornale, i tempi soprattutto, perché se l'avessi letto adesso sarebbe stato molto più giustificato per la noia di dover sentire ancora le stesse cose scritte peraltro da anni e anni. Il regolamento non prevede nessuna censura, perché non è assolutamente un comportamento sconveniente. Io sono solo la cortesia. Semmai. Ecco, ci tengo a ribadirlo che al posto del vice sindaco mi sarei risparmiato, se non altro per la conoscenza personale che abbiamo avuto negli anni, mi sarei risparmiato questo. Questo inciso adesso mi lasci parlare, per favore. Io mi riferisco a questo bilancio di cui ancora una volta mi trovo a dover commentare in maniera negativa, senza nessun aschia, vi assicuro. Anzi, è un periodo questo che il Natale è stato definito la festa del sorriso, quindi credo che non ci sia niente e tengo a sottolinearlo, niente di personale, assolutamente, anche se magari assumerò dei toni severi, ma del resto è anche un gioco questo, un gioco della minoranza, gioco tra virgolette, perché noi sentiamo molto il ruolo in questi momenti anche difficili, però tuttavia non possiamo non stigmatizzare un documento, io mi riferisco a tutto il bilancio ovviamente, non soltanto al documento unico di programmazione, dove ancora una volta magari prenderà
verrà riferito il fatto che questo bilancio viene approvato nei termini, no? 31 dicembre, questi sono i termini di approvazione del bilancio, questo altro. Cioè, che significa approvazione dei termini? Questo, a nostro modo di vedere, di pensare, l'approvazione dei termini significa essere non tanto in regola con la previsione normativa, ma quanto come una realizzazione, un'approvazione di un documento così importante da parte di un'amministrazione seria, lungimirante, di un'amministrazione che sa già che dal 1 gennaio deve operare in maniera completa, continua, diretta, per risolvere i problemi, e sono tanti, della crescita, riferita alla crescita dei propri amministrati. Quindi, e non da chi termini o non termini, termina di confrontarsi con una realtà che è diversa da quella che si rappresenta nel girovagare talvolta festoso del suo principale attore, che consenti questo sindaco di Bergamo. Questo non è un bilancio povero, questo è un nostro modo di vedere, è un povero bilancio. Ed ho avuto la cattiva idea di iniziare la lettura di questo documento il giorno di Natale, subito dopo il pranzo, sai, c'è un momento di relax da fare, avevo avuto questi documenti, li avevo scaricati, no, anzi li ho avuti dal comune perché avevo difficoltà a scaricarli, e mi sono immediatamente rabbuiato, nonostante mi fosse imposto che quella giornata doveva trascorrere in maniera molto allegra. Non capisco quindi perché questa ostinazione, questo lo dico oggi, l'ho pensato anche nel passato, anche magari io stesso che in quelle occasioni sono arrivato sempre a Natale, per portare questo adempimento a ridosso di queste nostre tradizioni. A cosa serve quando tutto peraltro in questo caso è prevedibile e previsto da anni, praticamente un copia e incolla generale, tranne qualche modifica più o meno visibile, un assestamento che definirei primitivo, poi ce ne saranno tanti altri di variazioni di assestamenti. Un documento che non rappresenta il nostro modo di vedere i bisogni, la realtà, un documento che non insegue la crescita, che non insegue la speranza, solo una ripetizione pedissequa degli atti degli ultimi 4 anni, quasi per esorcizzare lo spettro di un impegno che ci sta stretto e declinarlo in un semplice burocrate adempimento. Approvare il bilancio nei termini qui a caso lì non fa molta differenza. Operare con un bilancio approvato o con un esercizio provvisorio. L'approvazione dei termini sta a significare operare a inizio per chi ha lumi e luce da vendere, per chi sa di azioni lungimiranti, di investimenti e crescita. Questa è solo una pantomima che prefigura e raffigura l'andazzo ipnotico di un ammaliatore molto bravo, senza altri doti se non quelli dell'opportunismo, o di mettere il cappello sopra ogni minimo evento da altri organizzati, per fortuna, ma non basta, e lo fa in maniera tale che quella innata furbizia ricevuta che lascia credere che tutto va bene, anche se tutto intorno cede. Ma in realtà è un modo di approfittare di un'intera compagnia. Una rappresentazione così ben congegnata
da indurre quasi quasi la sua stessa platea ad un autoconvincimento che tutto va bene. Però ci consoli, non è da tutti avere una visione e un atteggiamento di questo tipo, un atteggiamento che riesce a esaltare la popolazione della platea, inducendola a trascurare lo stato latente in cui vive il suo stesso declino. Altro che futuro. Io credo che anche la nostra associazione dovrebbe, il nostro gruppo dovrebbe mutare questo caso di futuro, perché non ne vedo molto di futuro. E si ispira alla pigrizia, togliendo il coraggio a una popolazione fiera. Nessuna guida sicura verso, insomma, una guida sicura verso un'anticamera di arretramento progressivo, culturale, economico e sociale. Siamo pronti anche a documentarli questi esempi, a documentare con esempi quello che dico, e se costretti, se e quando costretti lo faremo. Eppure questo nobile e onorato attore si serve, senza servire, della poca buona volontà rimasta, delle associazioni, delle scuole, degli operatori economici, pochi rimasti, ma senza mettersi in rete, diciamo così, per assumere un grande contenitore ideale, per creare quelle condizioni di crescita necessarie, cose che in altri comuni invece è stata fatta, mettere in rete tutte queste associazioni per realizzare qualcosa di importante e che faccia finalmente suscitare l'interesse per un comune addormentato. Cosa serve dunque provare un bilancio dai termini quando già le analisi di contesto non esistono, sono false? Se vado a vedere, c'è da queste parti, le analisi di contesto dell'anno del piano pluriennale 2010-2012 sono le stesse cifre di quelle che ci stanno oggi. Quindi queste stesse analisi che sono falsate da condizioni che non esistono. E poi tutto il resto conferma che il nostro paese ha bisogno di altro e di altro. Approvare un bilancio dei termini significa anche osservare altri termini di legge che non mi sembrano rispettati e che ci costringono qui nelle ultime ore dell'anno. L'assessore ci dirà perché non è stato rispettato appieno i termini del richiamato articolo 174 del testo unico, laddove indica nel 15 di novembre la presentazione del PUP al Consiglio. Questo stesso articolo detta i termini propedeutici di approvazione del bilancio, e questi sono indicati appunto nel 15 di novembre come presentazione del DUP, dello schema del bilancio al Consiglio. E così, se è così, ci dirà perché, se non è così mi dirà perché sto sbagliando e perché ci sono stati sottratti tutti questi giorni per un esame più completo di questo documento, costringendoci appunto qui con la fretta che si respira. Intanto si procederà, cosa che avevamo anche in qualche modo sospettato, si procederà all'assunzione di una nuova figura in ragioneria, avallando quello che avevamo detto noi, e che sostanzialmente il sostituto della dottoressa Verni vale solo la metà di essa, di questa dottoressa che è andata in pensione. Mi riservo di intervenire successivamente. Grazie consigliere, dice la segretaria, dopo le può lasciare. Sì, ma tutto sommato è il testo.
interventi? Prego. Segnazione da parte di tutti i cittadini. Molte attività commerciali chiudono, l'artigianato quasi non esiste più, si riduce di anno il numero degli abitanti. Molte giovani coppie addirittura scelgono di abitare nei comuni a barre piuttosto che a casa. Penso che tutto questo andrebbe analizzato e affrontato seriamente da parte di un'amministrazione responsabile. Per risollevare le sorti di caso vi servirebbe una maggioranza coraggiosa e lungimirante. Di sicuro non può essere quello che è scritto su questo faldone, documento unico programmatico, a risolvere i tanti problemi che investono il nostro Paese. Servivano e servono scelte coraggiose sull'edilizia scolastica. Mi riferisco all'edificio abbandonato ormai da circa 14 anni nei pressi dell'ex campo Boari. Santo Eusebio del Santo, circa 1500 abitanti, dispone oggi di una scuola all'avanguardia, con un'aula magna invidiabile. Noi no, andiamo avanti a rattoppi e consolidamenti. Noi applichiamo la regola del tirar campare. Tiriamo avanti oggi che poi viene domani. Dico noi, ma sapete benissimo che i veri responsabili siete voi. E tu, caro sindaco, non basta organizzare quattro balletti in piazza per imbonire i nostri concittadini. Mi preme ricordare la realizzazione del marciapiede di via Prendana, del mezzo marciapiede. In campagna elettorale era stata annunciata un'opera dal costo di 300.000 euro, interamente finanziata dalla provincia. Il marciapiede doveva raggiungere le scuole e invece è stato realizzato solo un piccolo tratto, addirittura con i soldi dei cittadini di Casoli. 170.000 euro soldi dei contribuenti casolari e dunque non della provincia. Nell'ambito delle opere pubbliche non mi stupisce la linea di continuità tra questa amministrazione e quella precedente, specializzata nella realizzazione di piazze su mucchi di terra, come Piazza Santa Reparata e la Piazza di Acerno. Credo che chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di realizzare una qualsiasi opera nel miglior modo possibile. Questo però forse è solo il mio pensiero. Avete assunto un muratore per rattoppare San Pietrini lungo il corso impiantato in tutta fretta qualche anno fa in funzione dei vostri scopi elettorali. Mi piacerebbe parlare delle tante strade dissestate che non avete preso in considerazione forse solo perché sollecitate dalla minoranza. Così come il vostro scarso interessamento riguardo la strada di Acigno e le terribili condizioni in cui versa, più volte da noi segnalate. La realizzazione di una rotonda a Guarenna, oggetto di una nostra interrogazione, non è mai stata presa in considerazione da voi. La scarsa manutenzione della via comunale, il risveglio improvviso della vigilanza sul Corso Umberto, ignorando tutto il resto del paese, soprattutto Vico Montaniera, zona Cora. Non mancherà occasione per tornare su questi argomenti e tanti altri, come il totale abbandono del centro storico. È appena trascorso il Natale e voglio essere buono. Mi fermo qui. Chiudo questo mio intervento ricordandovi che caso nelle vostre mani si è ammalato gravemente. Non sono un medico, ma credo di poter affermare che un malato grave non si cura con l'aspirina né con cure palliative. Tra l'altro, questo dubbio non vale nemmeno un'aspirina. Grazie, consigliere. Durante interventi. Subito per rispondere un attimo per capire, perché 300.000 euro finanziati dalla provincia, chi l'ha detto? Io personalmente non l'ho mai detto. Hai tu? Guarda, mai detto la registrazione, dimmi dove sta scritto. La registrazione? No, dimmi. Il comizio elettorale, la registrazione. Non l'ho mai detto, guarda, così è una sua. Comunque, va bene, prendo. Ma io non sono un visionario. L'hai detto? Va bene, guarda, è molto più assurdo. Dopodiché, strada da Cigno, voglio ricordare che è una strada provinciale. Ci siamo attivati anche per la strada Cigno. È una strada provinciale. Ma il costato era a Bretta, rotonda a Guarenna,
ricordare che ANAS, anche su questo ci siamo attivati e a breve, a distanza di anni, si vede il risultato. Cioè non è che dire una cosa la poi significa farla, dire come finanziarla e realizzarla. Ma era solo per fare un piccolo inciso. Sono anni. Sì, era solo per fare un piccolo inciso per dare chiarezza e contezza di come sono le cose e i fatti. Poi, per quanto riguarda il consigliere Barrano, va definito in diversi modi, una volta incantatore di serpenti. No, ho detto questo. Ammaliatore di serpente. Non ho detto che sono un Hai dato questa impressione perché siamo certi che lo faremo. Dopodiché, io ho usato il telefonino perché sono andato a cercare non sono un grande esperto come tanti altri, attore, dal latino actor, ossia colui che agisce. Io per questo sono molto contento perché agisco assieme a questa maggioranza per fare le cose, perché cose dette sono una cosa, cose fatte sono un'altra cosa, e mi fa molto piacere per le cose che noi abbiamo messo in campo, che metteremo ancora in campo, e con il rispetto dei cittadini, che io in modo più assoluto posso pensare di riuscire ad ammagliare, a confondere, non so a quante cose fare, magari posso così fare. Ci sono state persone bravi, sia in questo paese che in altri. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato in campo le cose che abbiamo detto in campagna elettorale, le abbiamo portate a fare. Per esempio, le avete nominate voi le cose, senza che dico io. Piazza Santa Reparata, si è realizzata, è lì, la possiamo vedere, la possiamo vivere. Possiamo utilizzare, c'è un progetto faraonico di 8 miliardi che non è mai venuto a compimento. L'amministrazione che negli anni si è succeduta l'ha portata a compimento e l'ha realizzata. Il corso rifatto si è fatto dopo la campagna elettorale, si è fatto a inizio mandato e si è rifatto tutto il corso, cosa che avevamo detto e che poi abbiamo portato a compimento. Il corso, Piazza Brigata Maiera, abbiamo tolto il benzinaio che stava là in mezzo, abbiamo raggiunto solo Piazza del Popolo, abbiamo rifatto Piazza del Popolo, cose fatte, cose dette ai cittadini e dopodiché portate a termine le strade. Le strade ne abbiamo avute diverse, dobbiamo fare sicuramente di più, però le stiamo facendo. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le contrade a Pianibbio, abbiamo fatto l'asfalto a Colle Baroni, che ha necessità del triplo di quello che si è fatto, ma intanto si è fatto un terzo e continueremo a fare. Adesso si sta realizzando in via San Nicola, che è un'arteria importante nel nostro paese, ci consentirà di collegare Casoli con il cimitero, a noi molto, molto caro. Dopodiché si è fatto una relazione. Sì, assolutamente. Dopodiché si è fatto. Dopodiché si sono fatte anche altre opere. Lì ha citato la piazza da Cile, è una cosa importante. Cioè abbiamo fatto una prima variazione, io non mi ricordo le cose. A inizio mandato abbiamo fatto una variazione, abbiamo inserito altri soldi per realizzare la piazza da Cile, perché crediamo che a Cile è una contrada di caso che è molto importante per la comunità solare. Noi siamo il sindaco di un paese che è il corpo di Pescara, che è di 66 km quadrati, che ha 300 km di strada. Cioè ci sono i fatti, i numeri che dobbiamo fare. Dobbiamo avere contezza e sapere quello che si fa. Poi a parlare uno può parlare, può dire tante cose. Che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo detto ai cittadini che avevamo fatto il campo di calcio, abbiamo rifatto il campo di calcio. 450.000 euro fatti sul progetto del rifacimento del mando del bosco, del campo sportivo di Pescara, a sorriso di tanti bambini e di tanti ragazzi che ne fruiscono, non solo come ha detto il vice sindaco, anche di chi viene da fuori, perché ma questo è quello che stai a dire per noi. Lo stai a dire per la tua platea? Veramente, guarda. Ognuno parla del suo. Avete nominato voi queste cose, sono fatti. A
differenza di quello che ha detto lei, che ha parlato di attore, di cosa la gente, non so che si fa sui casolani che si fa andare a girare, se si fa andare a girare tutti, si fa andare a girare. Noi stiamo facendo dei fatti, soprattutto se lei ha la bontà, visto che ha tempo che ha letto a Natale, lo legge pure successivamente, vada a prendere il programma di mandato. Faccia una comparazione di ciò che è stato detto, ma lei non lo faccia, guardi, così non lo faccia, non trasformiamo il bilancio, non trasformiamo il dibattito, il bilancio per noi è un bilancio che prefigura un paese che arretra, e tu invece mi stai a fare il rendiconto, tra l'altro nemmeno corretto. Non è vero, parliamo al consultivo. Lei ha parlato prima, ha fatto delle affermazioni, io sto rispondendo alle sue affermazioni. Lei ha detto a che serve approvare un bilancio. Mi dispiace che non sai cosa, che non ha il significato che significa approvare un bilancio. Lo dico io se questo sa. Approvare un bilancio significa non operare in dodicesimi, significa poter fare un mutuo di 150.000 euro per poter mantenere le strade del nostro territorio. Ma da quando è che questo mutuo? Queste cose le dovrebbe sapere. Poi se mi vuole interrompere ogni volta, faccia lei la cosa da platea alla telecamera. Per favore, con il sorriso in bocca e atteggiamenti molto dispotici. Veramente, sì, perché quello che ha fatto al vice sindaco è veramente inappropriato. Si poteva risparmiare certe battute. È stato inappropriato. Comunque lei continua con il suo atteggiamento e noi ne prendiamo atto. Va bene. E quindi dicevo, proprio per poter operare, ci sono altri sindaci, in particolare uno, perché non è che molti comuni hanno la possibilità di approvare il bilancio entro i termini, come ha detto lei, in 305 comuni della regione Abruzzo. Sarei molto curioso di vedere chi ha approvato il bilancio nei termini, perché comunque bisogna vedere all'interno della propria regione chi ha approvato. Un sindaco che di solito è molto attento a questa cosa qui è il sindaco di Fossacese, che fa spesso dei comunicati. Noi abbiamo approvato in questo documento il TUP a inizio dicembre ed è stato trasmesso al capogruppo a inizio dicembre, quindi ha avuto contezza di questo documento a inizio dicembre, quindi avrà molto tempo per poter leggere, non c'era bisogno di aspettare il 25 a Natale di leggere la documentazione che era pervenuta molto molto tempo prima. Detto questo, questo bilancio consente di non aumentare le tasse ai cittadini di casa, non è poca cosa, è una cosa importante. Io ho avuto modo di documentarmi sul DEF della Regione Abruzzo, che è il documento di economia e finanze della Regione Abruzzo, ho potuto rappresentare. Guarda che si risponde. Sì, lo so, potrà rispondere come meglio crede, e io sarò molto attento ad ascoltarla, a differenza di altri. E le posso dire che ho chiesto che ci debba essere una differenziazione di tassazione di noi che siamo abitanti delle aree interne e di chi invece ha tanti servizi che noi non ci possiamo permettere. Quindi noi che approviamo il bilancio dei termini, noi che agiamo sulla leva fiscale senza aumentare la tassazione ai cittadini, crediamo che questa sia una cosa molto importante. Io me ne rendo merito a tutti i consiglieri che approvano il bilancio e sanno che cosa significa torciarsi le maniche e lavorare affinché la raccolta differenziata vada avanti e si migliori, e siamo comune di cicloni, non sono banalità, non sono cose che si prendono ogni anno e quindi questa cosa qui vabbè, è normale. Non è una cosa normale, perché quando a livello nazionale, non è il caso, però lo voglio dire, a livello nazionale non si aumenta l'IVA al 25%, significa che non si aumentano le tasse ai cittadini, significa che tu puoi avere maggiori soldi da poter investire, significa che nelle ristrettezze economiche che abbiamo la possibilità di poter agire, perché avere una tassazione così elevata per un lavoratore dipendente, pagare il 43% di IRPEF, pagare addizionale regionale, addizionale comunale e compagnia belle, andremo a pagare il 50-60% di tasse. Qui non è che lo dobbiamo additare al governo attuale giallo-verde, giallo-rosso, bianco-nero, nero-azzurro. È una questione di tassazione che viene fatta costantemente. Se noi cittadini che rimaniamo nel retro terra a lottare e fare le cose per la nostra collettività, e quando delle associazioni fanno degli interventi, come per esempio la pista di pattinaggio che sta stando riparata, io sono orgogliosissimo, sono veramente la persona più orgogliosa di questo mondo, perché a inizio mandato ho detto queste cose qua, ho detto che la cosa più importante è la collaborazione,
e capire che bisogna lavorare assieme e magari facesse pure la minoranza la sua parte sotto questo punto di vista. Si fa un progetto in cui un quarto delle somme viene messo da i commercianti, scopo di lucro, commercianti lavorano per scopo di lucro. Le associazioni, le finalità associative mettono l'altro quarto. E le finalità collettive dell'amministrazione comunale, le sue tasse, le mie tasse, le nostre tasse, vengono utilizzate per fare questa attività, che è un'attività più l'ultimo quarto lo mette chi paga il biglietto per poter accedere a questa cosa. Quindi questa è una cosa bellissima, poter agire in questo modo. Non mi devo mettere io la targhetta e dire questa cosa l'ho fatto io, sono il più bravo. No, bravi dobbiamo essere tutti quanti assieme affinché le strade che non sono manutenute le dobbiamo mantenere. Quindi dire, caro sindaco, prendi questo finanziamento, come la regione ha dato un finanziamento a pioggia, vai anche tu a prendere il finanziamento a pioggia per poter prendere dei soldi. Noi abbiamo preso, guarda, adesso mi inizia a scaldare, abbiamo preso 25.000 euro di finanziamento per i giochi inclusivi, perché siamo stati un'organizzazione capace di vedere l'avviso pubblico, approvare la mattina la nomina del gruppo, fare gli atti conseguenziali, successivamente approvare il progetto e inviarlo nella stessa giornata, perché è una cosa che già avevamo in mente, l'abbiamo già nelle progettualità, e siamo stati qua all'interno di tutta la regione Abruzzo, su 305 comuni della regione Abruzzo, caso di quarto. Sono stati finanziati solo 12 comuni, 3 nella provincia di Chieti. Sono i numeri le cose importanti, sono i fatti le cose importanti. Non è dire, uno è attore, l'altro è sottattore o è coppa. Prima c'era quello che suggeriva, adesso forse non c'è più, che l'altro che dirigeva come un... io ci siamo capiti, scusate. Detto questo, voglio sempre tornare ai fatti e noi alle parole facciamo seguire i fatti, quello che diciamo alle persone, poi le portiamo a compimento. Se qualcuno vuole dire qualcosa di diverso, lo dica, però deve dire con fatti concreti, non solo con interventi. Il fatto di avere una scuola nuova, avere una scuola adeguata a livello sismico, è una cosa importantissima. L'altro giorno, l'altro ieri, sisma di 2,5 in provincia di Chieti sull'asse adriatico, e noi ci ha fatto venire un po' più sonno tranquillo avere una scuola adeguata sismicamente, dove ci sono tanti bambini, tanti genitori, tante persone che ci lavorano. Quindi aver implementato anche altre cose, perché mica si può fare tutte subito. Abbiamo messo una bella tettoia per riparare i ragazzi alle piogge, si aspettava tanto tempo, era meglio arrivare, non è che tu e fai le cose, no, le devi programmare, le devi progettare, le devi trovare i fondi e le devi realizzare con dei bandi appropriati e quant'altro. I frangisole sono altre cose che abbiamo inserito successivamente. La scuola è bella, pulita, in ordine, c'è un personale adeguato, cioè queste sono cose importanti che fanno sì che la nostra collettività abbia i servizi che merita. Dobbiamo fare queste cose qui, non li dobbiamo soltanto dire, detta una cosa e fatta. Così come gli altri interventi sulla pubblica efficientamento della pubblica illuminazione, noi ci mettiamo i soldi e facciamo queste cose qua, efficientiamo l'impianto di pubblica illuminazione sotto gli occhi di tutti. Se andiamo adesso a via Barilotti, si vede a giorno, via San Nicolò, si vede a giorno. Che scherziamo, e andiamo a Guarani la stessa cosa, e andiamo alla Roma la stessa cosa, cioè qua non facciamo figli e figliacci, noi cerchiamo di fare con adeguatezza e da buon padre di famiglia di attività che possiamo fare sul territorio. Adesso mi fermo e mi riservo di parlare successivamente. Grazie sindaco. Sono altri interventi? Se vuole dire anch'io qualcosa in proposito. Diciamo che dopo l'intervento del sindaco, quello che pensavo di dire facendo delle premesse, sono ancora più convinto di quello che andrò a esporre. Non entrerò nel merito di un bilancio, anche perché sono ancora in obbligo di fare un po' le cose.
così come lei dice, signor Sindaco, Casoli è un paese moderno. Casoli tutto si fa. Però io dalla lettura di questo documento ho avuto un'altra impressione, mi si consenta, che non, nel mio modo di fare, nel mio essere, io non ho nemici. In questo caso sono un consigliere di minoranza con degli avversari, posso avere con voi un contraddittorio, un distinguo, posso non pensare nella stessa maniera, potrò dire delle cose che possono suscitare la suscettibilità di qualcuno, ma non è il mio modo di fare quello di offendere. Però se dovessi sintetizzare questo documento, anche dopo alcune riflessioni fatte dal vice sindaco e dall'assessore De Petra durante la lettura, devo ancora di più rafforzare la mia convinzione che ci troviamo di fronte a un'amministrazione un po' miope. Io non nego che abbiate fatto delle cose, le avete dette in campagna elettorale e avete fatte, però io parlo anche in termini di riscontro. Quello che è stato fatto, che riscontro ha avuto, che benefici ha portato, al di là del fatto che è stato fatto e che quindi è stato commesso e è stato portato al compimento. Io, dalla lettura di questo documento, e andando a capire quello del 2016-2021, ci ho perso un po' di tempo, ma per imparare, ho visto in effetti, non perché mi piace, l'ho sentito dire, che in effetti vengono riproposte in maniera uguale tanti scenari, tante aspettative, tante missioni, tanti obiettivi che si sono ripetute. Voglio anche fare una considerazione, lo consente. È vero che sono andato in 3 anni e mezzo, ma qua dentro nella maggioranza più del 50% dei presenti è da 13 anni e mezzo che siede in questo consiglio, e quindi tante cose il tempo ci sarebbe stato per farle, ma soprattutto per vederle, perché si può anche cambiare il tiro, si può anche far meno, venire meno a una promessa elettorale e far sì che invece si destinino risorse verso qualcosa che può essere una soluzione più comoda del momento. Infatti secondo me non c'è uno scenario, non c'è uno sviluppo pensato, non c'è uno scenario in questo punto. Si naviga a vista, si ripetono delle proposte, delle azioni che ho avuto modo di confrontare, ma ripeto, non è una critica, è una constatazione. Poi vedo poco coraggio, a mio avviso manca una programmazione adeguata ai tempi, una programmazione. La società si evolve, cambiano le esigenze. Casoli ha bisogno di tante cose, ma tanto me, a mio avviso, non è stata data la priorità a delle azioni, a delle attività che sono state scritte, ripetute, probabilmente anche in maniera troppo enfatizzata, ma che non sono state fatte. Ci riempiamo la bocca di tante cose, però a mio avviso Casoli vive una situazione di prima. Ben bella la piazza di Santa Reparata, ben bella il marciapiede, ben bella tutto quello che lo volete, anche questo è tutto da pesare, no? Ma tutto ciò che cosa ha comportato? Lo sviluppo di Casoli, il commercio, l'edilizia, poi potremmo discutere ancora se quello è corretto o non è corretto. Questa piazza di Santa Reparata, bella, però secondo me è rimasta fine a se stessa. Io avrei visto un discorso un po' più ampio, non è nel merito se più grande o più piccola, avrei visto un qualcosa che poteva essere efficace e efficiente all'interno del bus, dei parcheggi, degli ascensori che portavano da sotto a scuola. Invece probabilmente ho sentito in questi giorni che si farà qualcosa di diverso. Quindi ecco perché dico, è un qualcosa a metà. Cioè io penso una cosa, mi pongo un obiettivo, una finalità e cerco di raggiungerla.
Il fatto di aver fatto questo o quell'altro va bene, ma nessuno ve lo toglie questo merito, non l'avete detto, l'avete fatto. Ma però poi quando si va di fronte a una valutazione, cosa diciamo poi? Sì, caso di Berga, caso di punto, sì, caso di Colà, però caso di ende qui, caso che ha perso quell'autorevolezza, quell'importanza che io che sono arrivato qua nel 73, sono un caso l'hanno acquisito, sono 47 anni che abito a caso, quindi ho vissuto, forse più di tanti altri, che a 47 anni ancora ci arrivano. E io ci tengo a caso, se dico questo, perché come cittadino prima, e quando si parla di associazioni, penso essere stato uno che ha dato a questo paese a livello calcistico, a livello di associazionismo, vado a buon, quindi sono stato sempre, perché secondo me bisogna dare. Però, caro sindaco, io ritengo che un'amministrazione debba avere la regia delle attività che si fanno e trovare quelli che sono i punti di forza che possano portare caso di è una scommessa. Probabilmente la scommessa qui non si vince, si è perso del tempo, non si è avuto il consenso. Oggi invece, purtroppo, la politica si intende in questa maniera. Fare per poter poi fare un'incezione di fatti, di attività, di opere, di personaggi e di quant'altro. Però poi c'è un'altra evidenza. Vogliamo parlare di edilizia, di residenza, la gente che va fuori, commercio per così, non ho la bacchetta magica. Ma io però mi aspettavo da questa amministrazione che quantomeno avesse detto cosa possiamo fare per far sì che a caso mi venga gente, attrarre turisti, attrarre persone interessate a venire a Casoli. Ben venga tutto quello che avete fatto, ma tutto questo ha portato vantaggi? Io penso che fare le strade, manutentare le strade, fare la pubblica amministrazione, fare la pubblica illuminazione, ho detto pure, mi auguro che a Selva Piana farete qualcosa, perché in effetti Selva Piana, parlare sempre di Acini, parlare di Guarena, parlare di... Lo dico perché sono un consiglio di ignoranza, abito a Selva Piana, vi inviterei, ma forse come inclusive a Selva Piana le sue 10 ore al giorno, potrebbe essere testimone di quella reabilità, di quell'incertezza, di quell'insicurezza che c'è avuto per la strada. Avrei avuto più piacere che fosse stato fatto qualcosa da parte dell'amministrazione, come deterrente, come presenza di vigili. Anche un metro quadro in meno di asfalto, ma far sì che, ma forse voi non vi rendete conto di cosa succede a Selva Piana, forse quello che succede all'uscita delle scuole, soste selvagge, macchine in mezzo alla strada, segnaletti inesistente, strisce pedonali non esistono più, cioè nulla si fa. Anche a me piacerebbe dire facciamo una rotonda dove sta Cartuzzi, facciamo. Queste sono cose che un'amministrazione, sempre nell'ottica della spendita che lui del bilancio, deve valutare, deve fare, deve dare le priorità. Però io oggi voglio incentrare più il discorso su cosa questa amministrazione dovrebbe fare, dice, si riempie la bocca ma non fa, si parla di patrimonio artistico, culturale, storico, ma non si fa niente, si parla di rivedere, di fare delle attività per eliminare il degrado del centro storico, e quindi c'è un degrado e cosa dobbiamo fare? Ci si crede o no nel centro storico? Come si può parlare di borghi autentici? Come si può parlare di borghi più belli d'Italia quando il centro storico è ridotto in una situazione che non può essere? Non è pensabile pensare da adesso a un anno, ci dovete pensare dal 6 di giugno se volete mantenere quegli impegni che probabilmente non avrebbero avuto però subito un riscontro immediato, perché questa è la politica della lungimiranza, è l'amministratore lungimirante che investe, forse quando poi non sarà lui l'amministratore, ma ne beneficeranno altri, però questa è anche una missione.
Invece oggi secondo me ancora si dice che l'impresa come raccogliere subito per potersi presentare poi a trovare il... Sto andando a braccio, avevo scritto tutt'altro discorso, però mi è un po' dispiaciuto, ecco, io mi aspetto sempre un atteggiamento diverso. Invece questo modo di continuare di fare i fatti si sono stati fatti, la gente da lì. Le persone di buon senso si rendono conto che tutte le cose sono state fatte, ma non dobbiamo fare un'attività di mettere ancora in vista, c'è un mandato, è stato fatto, va bene, però ci sono anche tante altre cose, diciamo quello che non è stato fatto, diciamo quello che, ma lo diremo, davanti ad un anno, perché se dobbiamo, lei parlava prima che la minoranza facesse la sua parte, io non voglio entrare in questi discorsi delle associazioni, volevo un po' starne fuori, volevo fare un intervento che si veda molto, molto diverso, ma lo farò comunque costruttivo, però certe affermazioni, certi modi non mi appartengono e non li condivido e quindi li devo contrastare. Si dice, ho sentito dire, no? Anche da amministratori, anche qua, in un incontro, in una riunione, dice purtroppo è così, la situazione del commercio a caso, il declino di caso, sì, ma cosa possiamo fare? È una cosa che è visibile in tutti i paesi, i limitrofi, più grandi, più piccoli. È vero, ci sono centri commerciali, c'è cioè l'e-commerce, cioè il mondo cambia. Ecco perché inizialmente dicevo che in considerazione delle mutate condizioni della società, per le esigenze nuove della collettività, bisogna parametrarsi e allinearsi. Per questo dicevo che, permettetemi, consentetemi, miope nel senso che probabilmente, siccome deve seguire quel mandato, deve seguire quelle cose che ha detto che farà, se non avrà il riscontro, non varia. Io avrei concentrato gli sforzi, così dal mio punto di vista, non vuole essere un suggerimento, non devo imparare niente a nessuno, io avrei concentrato, lavorato più energie sulla valorizzazione, ma che veramente di caso, ma non solo del centro storico, non solo del castello, dove avete un ulteriore 800.000 euro se non vale caro, va bene, ben venga. Ma poi andremo a dire, abbiamo speso 800.000 euro e il ritorno, costi, benefici, il ritorno di tutti questi investimenti, o ci si crede o non ci si crede. Io mi sono fatto un'idea, questa amministrazione non ci crede, o la maggioranza di questa amministrazione, la maggior parte di, non ci crede. Oggi secondo me non ci sta altra aspettativa sul caso. Non voglio essere così drastico, ma penso che l'unico modo per poter portare in maniera continuativa, non occasionale, è caratterizzare caso disponibile, non solo durante il periodo estivo o durante dove c'è l'affanno a fare il cartellone estivo o il cartellone natalizio. Secondo me l'affanno di questa amministrazione tanto lo si fa lo stesso. Le feste durante l'estate si fanno in tutte le contrade, qualche associazione, qualche avvenimento, qualche cosa la fa. È la stessa cosa, dicasi per Natale. Io il 12 novembre ho visto un video, ho partecipato, no? Sinceramente mi aspettavo anche che venisse domandato alle associazioni presenti il 12 di novembre, quindi molto tardi, a meno che non sono state fatte degli incontri precedenti, se c'è qualche cosa da proporre, no? Invece no, non si è fatto nemmeno, permettetemi il termine, mi sembrava più un modo per chiedere una questua ai commercianti presenti. Allora, io dico, strutturiamo questo. Un'amministrazione che ha una
che crede nel turismo come possibilità per portare Casoli un po' di fermento, deve caratterizzare 12 mesi all'anno, 10 mesi all'anno, con delle attività, non due mesi all'anno, quelli estivi e quello che è, e qualche cosa occasionale, per vendere, per gli altri, per l'invito. Queste sono cose belle, ma iniziano e finiscono. Non voglio dare suggerimenti a nessuno, poi ci sono persone che molto più bravi di me a organizzare cose eventi, però qua c'è bisogno di questo. Ci riempiamo la bocca di prodotti tipici, topici, di enogastronomia, di cose, ma nulla si fa. Bisogna guardare tutto. E poi, quando parliamo di associazioni, e questo è un qualcosa che a parte il fatto che vedo che un'amministrazione lungimirante da 13 anni avrebbe già dovuto fare molte di queste cose al centro storico, al castello e cose del genere. Oggi assistiamo invece a un succedersi di un avvicendarsi di avvenimenti, di eventi, senza una finalità ben precisa, senza una continuità di partenariato, che anche può piacere, ma comunque un elemento caratterizzante, forse l'unico, ma molto di più si potrebbe, se vorrebbe fare su quel castello, al di là di tutto quello che avete fatto, però questo che avete fatto, porta gente a caso, porta tutto aperto a caso, porta turismo a caso. Se questo fosse avvenuto, probabilmente gli esercizi commerciali non sarebbero più, i bar sarebbero aumentati, la gente si lamenterebbe. Perché è vero, ma penso che i cittadini di Casoli lo sanno quello che questa amministrazione ha fatto, ma sanno anche quello che non ha fatto. I cittadini di Casoli, caro sindaco, cara amministrazione, sono contenti, ma sarebbero ancora più contenti se, uscendo in mezzo a Casoli, ci fosse gente e non una tanto. Io non ho la bacchetta magica, volete chiamare sogno? Va bene, io ce l'ho questo sogno e lavorerei tanto per realizzarlo. Però se questo mio è un sogno, questo è un libro di sogni che poi lo attuerete, ma la realtà però non cambierà a caso. Ecco quello che chiedo a questa amministrazione, quello di cui non condivido, un passo diverso. Secondo me, permettetemi, dico questo di adesso è arrivato, sicuramente di dire, ma lo dico da cittadino, lo dico da consigliere, perché adesso vivo. Secondo me questa è una maggioranza anche piccola, significare con molta motivazione. Quello che avverto, quello che percepisco. E lei poi deve trovare il supporto delle associazioni per fare l'attività. Poi sulle associazioni, vabbè, non voglio creare polemiche, perché sennò poi sembra che io sono sempre contro. Io non sono contro chi fa, anzi io apprezzo sempre chi fa. Però le associazioni, caro sindaco, devono essere supportate tutte nella stessa maniera. Tutte. Anche quelle dell'opposizione. Penso di non aggiungere altro, solo che io ci credo nel potenziale di questa città. Forse ci dovreste credere pure voi di più, ma a promuovere la città di Casoli e non a dire ai cittadini di Casoli quello che l'amministrazione ha fatto, se poi il risultato è questo. Possiamo essere in disaccordo, ma questo lo posso dire qua, lo posso dire in piazza, perché non ho nulla da nascondere. E c'ho solo da aggiungere che ho, per piacere, per attrazione, ho la possibilità di girare tanto. E chi viaggia con me, alla fine si annoia, ogni volta che vado in giro. Questo si potrebbe fare anche a caso, ma questo ce l'abbiamo e non lo valorizziamo. Questi con una,
con un dipinto e quattro quadri fascichi hanno fatto questo e questo. E io questo chiede l'amministrazione. Ci avete dato di tempo, ma hanno qualcosa. Iniziamo. Poi assicuro che farete già delle attività nel 2020, io sono contento. Però permettetemi anche di dire un'altra cosa. Io ho visto anche un imprenditore qua presente nel settore agricolo, e ce ne sono altri nel campo vinicolo, e ce ne sono tanti altri nel nostro comprensorio dell'olio. Caso di città dell'olio. Non è già. Se così fosse, e considerando i personaggi che abbiamo a livello nazionale, europeo, mondiale, quantomeno, forse lo farete, però se lo farete sono contento, se vi ho dato lo spunto sono contento, vuol dire che la minoranza qualcosa fa, ma potrei darmi tanti suggerimenti, non di consigli, suggerimenti, pareti. Ma è possibile che Città dell'Olio e con un castello non riusciamo a organizzare un evento a livello nazionale? Basta chiedere ai produttori locali, non faccio nulla per non fare, ma qua abbiamo produttori che vincono le medaglie d'oro. Mi pare che anche lì sia stato presente ultimamente in Toscana a rappresentare la fascia di sindaco. Ma li porti qua i produttori della Toscana, i produttori dell'Umbria, i produttori della Puglia, quelli europei, Città dell'Olio. Portiamoli qua. Avremo un evento che ogni anno si ripeterà e porterà centinaia di migliaia di persone. Questo è quello che dico. Io non mi metto a fare la manfrina, l'ho fatto, non l'hai fatto, l'ho detto, non l'ho detto. Questo è anche un fatto, se vogliamo parlare di fatto. Questo è quello che sto dicendo, sono fatti concreti. Sono cose che non avete fatto, l'avete pensato, ma non l'avete fatto. Questo è quello che io intendo quando parlo di dare un indirizzo, quando dico che questa amministrazione è mia. Perché basta andare avanti a fare delle cose perché le abbiamo promesse, se no poi quando portiamo dobbiamo andare a tirare le somme e ci diranno che hai fatto. No, non facciamo questo perché destiniamo le nostre risorse, la nostra forza, la nostra motivazione, la nostra voglia per fare questo. E questo, al di là di quello che può essere il consenso popolare o meno, caro sindaco, per me un domani eventuale amministratore sarebbe la voglia più grande. Perché ben venga Mattarella, magari potesse venire tutti gli anni, è una bellissima cosa, per caso, per chi lo rappresenta, per tutti noi, per una notte. Ma non è che quello come un fatto che è un evento dove il comune di Casoli è tutte le parti nazionali. E chi può dire il contrario? Infatti. Ben venga, però vogliamo parlare di olio, vogliamo parlare di vino, vogliamo parlare di agricoltura? Non si parla di agricoltura, si fanno solo i fatti, solo le chiacchiere su questo documento. Invece la terra, secondo me, è un qualcosa che deve essere curata, è qualcosa che dobbiamo portare avanti, che dobbiamo coltivare. Non si può sempre pensare a insediamenti produttivi. Anzi, si tornerà, secondo me, alla terra. E qua ne abbiamo. Quindi incentiviamo. Dobbiamo pagare? Campo sportivo, è giusto che si facciano queste cose, si possono fare un anno prima, un anno dopo. Secondo me sono cose normali, per un paese come il caso, noi siamo un paese di 500 abitanti, siamo una realtà ancora, ancora. E quindi è giusto lo sforzo dell'amministrazione per fare il campo sportivo, mi pare giusto. Non avete fatto nulla di eccezionale, è un atto dovuto nei confronti dei cittadini che pagano tasse, è un atto dovuto. Cioè non facciamo passare quello che una ordinaria amministrazione, poi ci sta il comune che può di più, il comune che può di meno. Ma io penso che questo comune, dalla lettura dei bilanci, è un comune che può fare ancora tanto di più. Manca anche il coraggio di investire, di indebitarsi. 150.000 euro solo, ho detto, scusate, se ho sbagliato di dire, ma solo 150.000 euro in mutuo visto nel 2020, per la viabilità. A parte poi eventuali soldi che arriveranno dalla regione, da modernamente, del genere. E poi, ben bello il progetto di 25.000 euro, ma fate progetti più corposi. Progetti da 250.000 euro, da 2 milioni di euro, da 3 milioni di euro. Lavoriamo. Per questo, ben bello tutto, caro signor sindaco. Io non ce l'ho con l'amministrazione.
c'è una della micro amministrazione, con chi continua a fare l'elenco delle cose fatte, come se dobbiamo dire grazie, è un atto dovuto, signor Sindaco. E come dobbiamo dire all'imprenditore che investe soldi e fa produzione, ben venga, io un imprenditore. Per me io non è il sindaco, io un imprenditore, non è il sindaco, un imprenditore. E quindi deve fare delle politiche, delle scelte strategiche, deve investire, cambiare rotta. Invece se ne ha vista, oggi facciamo questo. Noi dirò al sindaco, sì, al sindaco, parliamo di navigare, e ci buttano da cima, e ora c'è un'associazione che ci butta da cima. Ci saliamo sopra, gli diamo il contributo. Io non ho nulla contro l'associazione che pagava le luce lab, ma per amor di Dio, luce lab, ben venga. Ma forse in questa maniera è l'amministrazione che vive di luce riflessa. Perché l'iniziativa, io non dico se quella pista è valida, non è valida, è giusta, non è giusta. Poi sai, ognuno la pensa per me. È stato fatto. Quella secondo me la vedevo una cosa positiva, ma come ciliegina sulla torta, ma bisogna fare una cosa. Quello è qualcosa simpatico, nuovo, ben venga. Chi dice il contrario? Voi possiamo entrare nel merito, costa troppo, non costa poco. Io potrei aver condiviso come consigliere comunale, mi pare che abbiamo dato ok anche, non è che ci siamo, ma chissà, speriamo se è questo che è quello che può risolvere le sorti di caso. Ma ben venga l'iniziativa di Luce Campo. Però mi consenta, io ho fatto un'operazione di bilancio di 4.500 euro. Sono per permettere questo. Posso chiedere, sì. Quando ha detto trattate anche quelle dell'opposizione, lo stesso modo? No, che nel senso? Che... Non voglio entrare in questo ambito. Perché anche io qui abbiamo avuto in passato delle cose, perché è entrato a gamba tesa su un'associazione invece a favorire un'altra, ma io no, non voglio parlare di queste cose perché è una pochezza, no? Oppure associazione Caso di Futuro vuole fare qualcosa, non può avere il patrocinio, non lo può avere perché è un'associazione politica, va bene, ma cambieremo lo statuto, metteremo solo culturale, la cambieremo Caso di Vita, non più Caso di Futuro. E dove sta Renzi? Non fa niente, stiamo là, tanto. Qui non c'è Renzi. No, vabbè, una viva Italia, no, sì, caso viva, no, non era questo che voglio andare. Cioè, quando io sono d'accordo, abbiamo avuto modo di confrontarci sull'associazionismo, su queste cose qua, ben bene, però la regia deve essere l'amministrazione. L'amministrazione non deve salire su un campo, a mio avviso, la regia è l'amministrazione. Le associazioni sono gli attori, le comparse, non si può fare il contrario, ne va anche del prestigio dell'amministrazione pubblica. Vorrei dire tante altre cose, ma non voglio ulteriormente annoiarvi, ma penso che ci sarà molto del tempo nel corso del 2020, anche in maniera costruttiva, perché per me questa non è una cattiveria, non è una critica, è un qualcosa che mi lascia da dire. Che a caso, pur essendo, sono contento di questo, pur essendoci arrivato tredicenne, ho fatto la merita qua. E quindi l'ho vista in tempi diversi, adesso sono tempi diversi, ma bisogna arrivarsi e combattere. E secondo me dedicarsi di più facendo delle valutazioni, non è detta che la mia sia una valutazione giusta. Però penso che in questo momento potrebbe essere un'opportunità, quella di muoversi in determinate maniere invece che in altre. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non parlo di voi. Sono altri interventi, qualcuno. Non ho detto niente, segretario, non ho detto niente di quello che sta scritto qua. Ho parlato più col cuore che con. Con i documenti, con i numeri. Io esprimo i miei. Posso intervenire ancora? Prego. Intanto esprimo i miei complimenti al collega consigliere Pino e questo mi dà la convinzione che è necessario un po' rinnovare le nostre vite. Io ho abitudini diverse, ho pensieri diversi, ancorché mirati al benessere del nostro paese. Ho
faccio in maniera un po' brutale, un po' più, ma tuttavia credo che l'esposizione che ha fatto Pino sia un'esposizione costruttiva, un'esposizione che dà un contributo diverso e in qualche modo può spingere questa amministrazione ad allargare una discussione su quelle che sono le condizioni del nostro comune. Perché è vero quello che dice lui. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, e io dico che ci sta ancora molto da fare. Però è anche vero che bisogna muoversi in sintonia. Non si può scrivere il bilancio, che si costruisce il bilancio confrontandosi con i cittadini quando questo non avviene. No, si scrive, si costruisce il bilancio attraverso la partecipazione dei cittadini. Questo non avviene. Oppure anche con le associazioni, con gli imprenditori, sanno che magari può venire da loro un suggerimento e un incentivo che magari qua, perché siamo presi in qualche modo da queste dispute politiche, da questo agire di contrasti anche talvolta che sembrano personali, ma non lo sono, salvo magari la durezza con cui viene espresso. Bisogna riflettere, perché se continuiamo a dire nel tempo che abbiamo uno strumento urbanistico che consente l'insediamento di 7.200 persone entro il 31-12-2020, non ho capito perché entro il 31-12-2020, perché dopo non credo che riusciremo nel 2020 a rimontare 2.000 persone. Semmai ci dobbiamo preoccupare di attirare la nuova residenza, cercare di lavorare in questo senso anche attraverso uno sviluppo economico, sociale, culturale diverso, che porti attenzione anche in termini di presenza. Se invece ce ne andiamo ad abitare fuori, forse pure qua dentro qualcuno ha scelto una residenza fuori dal comune di casa, insomma, il problema ci deve far riflettere, peraltro con un tasso di mortalità che comincia un po' anche a preoccuparci. E non si rileva nulla, per esempio, leggendo questo bilancio, sulle condizioni. Sarebbe interessante guardare un attimo, soprattutto oggi che abbiamo un assessore alle politiche sociali, peraltro una discussione del bilancio dove una parte riservata, una larga parte delle politiche sociali, sia assente. Credo che la presenza dell'assessore di tal Guisa doveva questa sera essere presente. Quindi un'analisi di queste condizioni sociali del nostro paese. Si può scrivere qua condizione sociale zero, si scrive niente. Dovremmo fare una ricerca, un'analisi e stabilire quali sono le vere condizioni per poter poi magari correggere, non affidarsi a sti piani di zona dove magari sono gestiti altrove, dove non si capisce granché, e magari andiamo a vedere insieme poi quali sono i risultati. Il piano triennale delle opere pubbliche, sì, sta il contributo di 800.000 euro per il castello, ci sta il consolidamento del municipio, ci stanno i 150.000 euro per la manutenzione, che sono poche, ma ci vorrebbe molto di più. Si parla di ancora di housing sociale, abbiamo il palazzo Ricci, vediamo come fare per fare qualcosa per quel palazzo. Non parliamo di housing sociale che rimandiamo di anno in anno e non saprei per quale ragione. Quello che dice Pino, il castello, investiamo sul castello, ma facciamo in modo che questo investimento porti dei frutti, altrimenti andremo a leggere soltanto che a Rocca Spalegna in 5.000 boom di turisti all'Immacolata. Ma noi possiamo fare molto di più, dobbiamo fare molto di più, questo parlare di qualche giorno fa, no?
E ancora, istruzione e diritto allo studio. Sì, è vero, avete, si è stati investiti molti soldi su una scuola che è obsoleta, una scuola inadeguata. Possiamo dire quello che vogliamo, che adesso non cade più, che strutturalmente è stata messa in sicurezza. Però è sempre vero che la mattina, all'entrata e all'uscita, qua c'è un pericolo costante. Non si, venendo la mattina verso quell'ora, comincio a fare la fila al, dove sta l'ufficio dei cavalieri, a passo d'uomo. Tutti quei bambini, quei genitori, tra l'altro avrebbe anche uno stimolo, una formazione anche nella scuola, attraverso la scuola, una formazione anche per i genitori, che non possono portare i bambini e farli scendere tutti quanti lì davanti alla scuola con la macchina. Questo vale sia per le scuole medie che per le scuole superiori. Non c'è la mensa, non si può fare la mensa. In quella scuola non si può fare la mensa, noi non possiamo dare un servizio completo come magari la stessa scuola, gli stessi indirizzi ministeriali lo richiedono. Facciamo un palombaro, fa più di noi. Devono fare una riunione il collegio dei docenti, devono chiedere ospitalità al cinema, non so, alla sala polivalente, perché non c'è una sala adeguata per fare tutto questo. Tutela dei beni e delle attività culturali. Sono buone iniziative, sono cose però da fare, perché poi vedi sindaco, il comune di Caso è stato bravo, attento, in una giornata ha predisposto tutto e ha preso 25.000 euro per i giochi inclusivi. A parte il fatto che quell'area andrebbe meglio disciplinata, perché non si può fare il parcheggio per il bar, per i frequentatori del bar, oppure per quelli che vanno e utilizzano la struttura. Mettiamo al limite qualche pagamento per consentire alle persone che devono spiegare una cosa in banca di non andare a parcheggiare non so dove, ma anche lì questi giochi vediamo come li realizziamo. Tra l'altro è un'ingiustizia. Il comune è stato bravo, ha preso 25.000 euro, ben vengono 25.000 euro, ma credo che la regione non abbia operato in maniera corretta, perché molti altri comuni sono rimasti senza la lira, senza un euro. Per un tipo di attrezzature di questo tipo, non dovevano fare una concorrenza, un bando di questo tipo per favorire tre comuni per ogni provincia. Così mi pare che sia stato. Cosa invece che non c'è stato per il finanziamento a pioggia che la regione ha fatto per le iniziative culturali. Abbiamo scritto nel bilancio che noi abbiamo una fortuna, che è quella del Festival d'Annunziata, benissimo, tra l'altro non capisco perché non si è approfittato dell'evento pescarese per richiamare su Casoli anche con presenza, come dire, si sta festeggiando D'Annunzio, facciamo in modo che una giornata potesse essere stata, si poteva anche organizzare qui a caso. Avrei proposto, avrei preso magari degli accordi con il comune di Pescara. Poi vai a vedere, qua scriviamo che questo è un evento di rilevanza nazionale, poi andiamo a vedere i contributi della regione, si prende i soldi, 1.000 euro, il comune di San Vito per la giornata della frittura, o il comune di Torricella, con tutto il rispetto di John Pante, ma credo che abbiamo qualche cosa di più. Il comune di Casoli ha presentato una richiesta, il comune di Casoli ha
Ma ci stanno i criteri, consiglieri, ci stanno, non so, ci stanno i criteri. Quali sono i criteri? No, non so quali sono i criteri. Non lo so, io ho preso il giornale stamattina, il finanziamento. Finanziamento. Senza sì. Che lì allora c'era il criterio di che la domanda. Questo è senza criterio, hanno fatto così. Sì, e perché avevo un criterio, quello dei 25.000 euro. Chi arriva prima prendi i soldi. Almeno che li ha domanda. Ma questi invece proprio pensano... Sai che questa legge mangia, si ma aveva mai preso un contributo per il festival d'Annunziano? Sì, preso tutti gli anni, tutti gli anni. Tutti gli anni. Io credo... quello che prevede la legge regionale, vedi, si aderisce. Vedi, Sergio, io credo che un evento di questo tipo dovrebbe in qualche modo essere compreso in un progetto regionale che prenda atto di una quindi credo ha preso che... fra gli anni ma va bene, se tu vai a vedere questo ci sta 1000 euro a San Vito, 1000 euro a John Fante, io non so quali sono i criteri, però di fatto i criteri sono di vicinanza a ma non credo che un evento di quel tipo che 60.000 bene che io mi sono già informato. Guarda, non puoi non ti meravigliare che magari i nostri interventi siano in maniera anche dura, perché se rispondi così vuol dire che non hai capito la finalità di questo tipo di interventi che stiamo facendo. Quindi i palazzi storici, come dicevo prima, il caso che sta diventando una transenna nel senso storico. Abbiamo mai fatto un censimento nel borgo di tutti i locali disponibili, magari da mettere a disposizione dei nostri operatori? Il palazzo lì c'è, quello è di un privato, cioè noi dobbiamo finanziare palazzo lì. Benissimo, cioè, allora facciamo una legge. Un housing sociale, il borgo più bello, vorremmo sapere che fino a fatto sto borgo più bello, borghi più bello, la carica di 27 euro, sono andato a cercare del pane, caso del pane, ma non c'è. Quindi mi sa che forse è autentico, no? Il più bello, il borgo più bello. Allora no, è un'altra forma. 27 sindaci, come caso che non c'è, e così altro sindaco, il marciapiede di via Frettana che ha riferito Luigi, il pericolo delle quattro strade, il pericolo di San Fabiano, dove non c'è stata segnaletica, il pericolo di via Montaniera, dove è una variante, quella è una variante, là si rivestono tutti su quella strada, non c'è un percorso pedonale. Vede, sono tutti i suggerimenti questi, che in qualche modo, al di là della polemica, sono da tenere presente. Poi alla fine si vuol dire, vabbè, questa è la minoranza, non possiamo lasciare dire tutte queste cose alla minoranza. Parliamo di sviluppo economico, poi andiamo a vedere che 3.800 euro per lo sviluppo economico, la missione dello sviluppo economico, 3.889 euro. Ecco perché diciamo che in qualche modo questo progetto di bilancio deve essere frutto anche di confronto, anche con noi in minoranza, partendo prima, iniziando prima, il fatto che mi sia stato notificato il 15 dicembre il deposito degli altri, non significa niente, discutiamone prima, allarghiamo la discussione a tutti gli operatori, tutti i cittadini, così come viene riportato nello stesso bilancio. Ecco, lo faccio questo anche come un augurio per il futuro e chi sarà qui a rappresentarci. Grazie Presidente. Signor Sindaco, volevo semplicemente fare qualche considerazione. Anche questa sera nell'assise consigliare ci sono stati degli elementi, diciamo, che si sono distinti, degli elementi che in qualche modo continuano a perseverare con un atteggiamento non rispettoso di questa assise consigliare. Si viaggia sempre sul filo della provocazione, sul filo diciamo, dell'accusa, sul filo dell'irriverenza. Ed è una cosa che non va bene,
però nell'ascoltare gli interventi poi c'è anche chi si distingue, perché nel merito personalmente mi sento di respingere a mittente tutte le, diciamo, le critiche che sono state mosse, ma nel metodo, nel modo, invece mi sento molto più apprezzato. Mi augurerei che tutti potessimo, diciamo, allinearci a quel tipo di comportamento, anche per semplificare il compito al nostro Presidente del Consiglio Comunale. Come nell'ascoltare due considerazioni velocissime, nell'ascoltare gli interventi, mi veniva in mente, se per caso non si fosse fatto tutto quello che il Comune di Casoli ha fatto con la sua guardia, che qualcuno li chiamava anche qualcosa fatto precedentemente, quali risultati si potrebbero oggi constatare rispetto a queste critiche di, diciamo, diminuzione di popolazione, di crisi commerciale e di quant'altro? Io, anche solo focalizzando la riflessione sugli aspetti di promozione turistico ricettive, penso alle iniziative fatte sui gemellaggi, le iniziative di recupero della memoria storica di questo paese che volutamente altre amministrazioni non hanno mai considerato, e noi abbiamo fatto degli eventi, lei ha presieduto l'accoglienza del Presidente della Repubblica ed è stato detto che è stato un richiamo nazionale. Cioè, se non si fossero fatte queste cose, quali potevano essere i giudizi rispetto alla sua conduzione di questo amministrazione? Quindi ritengo, in sintesi, poi quelle ulteriori strumentalizzazioni che vengono puntualmente, diciamo, elencate, addirittura a livello personale, sempre per mettere in difficoltà le persone, ma è un mal costume che purtroppo caratterizza molto bene, diciamo, alcuni componenti di questa assise consigliare, però ha avuto poi anche delle risposte da soggetti istituzionali molto importanti che hanno detto veramente quello che spese e che vale rispetto alle persone. Ecco, mi dicevo questo, cioè si continua a dire, no? Che cosa non fa l'ANAS, che cosa non fa la provincia, che cosa non fa la proprietà privata che vive il centro storico anche nella lotta, diciamo, ad alcuni fenomeni strani, ma che vengono tutelati su tutto il resto della, del territorio comunale da iniziative personali private, non dal comune, perché ognuno è chiamato a tenere diligentemente la propria proprietà privata, sia che per evitare il rischio di cadute di una tegola, sia per evitare il rischio di presenza di animali pericolosi all'interno di quelle proprietà. Sono tutti compiti che spettano ai proprietari degli immobili. Invece qui si trova il modo, il metodo di dire che è una responsabilità del comune. Poi il comune, chiaramente dietro la sua azione amministrativa pregevole, riesce a ottenere la sistemazione della strada provinciale all'interno del capoluogo. Non se ne è preso merito di questo, per il beneficio di tutti i cittadini, ma è una competenza prima della provincia e poi dell'ANAS che ha rilevato la strada. Si critica un marciapiede per il finanziamento messo a disposizione dal comune per evitare i rischi per i propri cittadini, è una critica che si fa perché doveva mettere la provincia. E quando gli amministratori del passato hanno finanziato marciapiedi in altre località sulla strada statale, in quelle occasioni chi è che ha parlato e ha detto male che non si doveva fare il marciapiede a garanzia e tutela anche della contrada di Selvapiano? L'ANAS e Selvapiano, manca di segnaletica stradale, critiche, ma l'ANAS chi è? È il comune di Casoli, è l'ANAS. Le iniziative che sto portando avanti per la rotatoria non le possiamo pubblicizzare, perché non è il comune che detta la linea, fa l'incontro, approva il progetto, finanzia l'intervento, quindi non possiamo permetterci di raccontare quello che istituzionalmente il sindaco sta facendo per le attività. Però poi le cose si vedono, e perché noi l'abbiamo detto noi? No, non è così. E il paradosso, cioè si rovescia qui, diciamo, tutto sotto sopra, che quello che si fa non perché è stato promesso, e qui l'equivoco di fondo, perché è stato scritto sul programma di mandato, e quel programma di mandato è stato approvato dagli elettori di Casoli che l'hanno votato, perché hanno detto quel programma è il programma dell'altra lista. Nel programma dell'altra lista adesso si apprezzano gli interventi di manutenzione al campo sportivo, non c'era una parola, non un rigo, una parola. Allora lei, sindaco, questo volevo dire, sta facendo benissimo, perché sta mettendo in forte difficoltà il gruppo di minoranza,
che ogni qualvolta si parla di cose serie svicola, trova altre strade per dire, per criticare, polemizzare e scende anche sul personale, cosa che non è proprio consentito dal regolamento funzionamento del Consiglio Comunale. Non si può scendere su questioni personali. L'articolo 46, e c'è chi questo regolamento del Consiglio Comunale conosce bene, molto bene, perché lo ha approvato durante il suo mandato. Allora su questo io vorrei fare l'invito a tutti i consiglieri. L'assise consigliare è un'assise istituzionale del Comune di Castro. E poi ai nostri cittadini, quando raccontiamo le cose vere, le cose concrete, le cose scritte, le cose fatte, non si fa nessun errore. Quando si dicono le menzogne, quando si fanno le false accuse, quando si usano gli aggettivi sbagliati per descrivere le cose, allora si fa un torto a tutta la comunità casolana. La comunità casolana può andare fiera di quello che si sta facendo e lo ha riconosciuto negli anni. E secondo me, se il livello dei contenuti rimane questo, lo riconoscerà ancora per il futuro. Buon lavoro, sindaco. Grazie, consigliere. Devo chiedere necessariamente una replica. Solo per lei sono consentite tutte queste repliche. Quali sono i temi del consiglio per gli interventi all'assise? Allora chiedo di parlare per fatto personale. Va bene? Il regolamento lo consente? Tutte le sedi inferno. No, vai a leggere il regolamento. Faccio una interpretare così. No, vai a leggere il regolamento, tu che sei andato a vedere gli aspetti personali. Il regolamento prevede che io posso parlare per fatto personale. Non c'è perché sono stato attaccato dal consigliere. Ma un secondo. Bene. Sono un secondo solo che sono stato attaccato. Il profono, io sono stato attaccato dal consigliere che invito a scrivere quali sono i soggetti istituzionali che hanno in qualche modo riconosciuto il mio comportamento discutibile. Che lo dicesse. Così la segretaria lo deve scrivere. Questo lo deve scrivere la segretaria. Il consiglio comunale, quindi questa assise consigliare. Il consiglio comunale. Cioè, il consiglio comunale è soggetto istituzionale. Sì, ma tanto altro può distare un attimo con questo. Un secondo. Stiamo facendo un sacco di conclusioni. C'è stata la replica, avete riparlato. Un secondo solo. Facciamo un attimo anche per capire su questo aspetto. Poi, un attimo solo, prendo io un attimo la parola. Va bene. 30 secondi anche per calmarci un po' tutti quanti e calmare un po' le cose, perché il consigliere Luca ha citato bene l'articolo 46 come comportamento del consigliere, non è riferito a quest'ultimo atto, diciamo, della commedia. No, lo voglio leggere un po' per tutti quanti, perché prima mi sono trovato non poco in difficoltà, parecchio, perché li volevo bloccare, non solo a lei, pure al sindaco, mi sono messi a parlare tra di voi, il giornale, le cose, buone educazioni, è vero che non c'è scritto, però come dice Sergio, penso che qui stiamo rappresentando, oltre che a noi, stiamo rappresentando tutta la popolazione di caso. E quindi questo ve lo leggo in un secondo, poi non vi bloccherò più, finiamo a fare gli interventi e passiamo alla votazione, perché penso che ce ne siamo occupati abbastanza anche di questo punto. Allora, nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento nella vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone. Se un consigliere turba l'ordine, anche interferendo durante gli interventi degli altri consiglieri, pronuncia parole sconvenienti, volere i principi affermati nei precedenti compiti, il Presidente lo richiama, nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione e, nel caso di ulteriore disturbo, disporre per il suo allontanamento dall'Aula. Oltre a questo, vi vorrei dire altre due cose, che devono essere evitate discussioni e dialoghi anche fra i consiglieri. Chiaramente non è che siamo in una peggiore, quindi uno scherzo, stiamo parlando della discussione, del punto dell'ordine del giorno, ci mancherebbe, non è che stiamo lì a controllare
è come se fosse una prigione, e ogni intervento deve guardare unicamente la proposta in discussione. Questo è un invito che rivolgo a tutti quanti per proseguire anche questa minanza nel miglior modo possibile. Io a volte, vi ripeto, prima sono stato un attimo in difficoltà perché volevo portare, ma soltanto per calmare i toni, perché poi a volte si va a finire in delle strade che non sono le giuste, per quello che rappresentiamo. Adesso ho preso atto di questo parlare illuminato del Presidente e lo faccio mio, cercando anche di mitigare in qualche modo la mia irruenza laddove è presente, ma sicuramente senza nessuna verità di offendere le persone. Certo, magari uso delle espressioni talvolta colorite, ma non per questo voglio offendere, anzi rispetto le persone. Prendo atto anche della dichiarazione di De Luca che si riferisce a questo organo istituzionale e avrebbe in qualche modo rivelato qual è il mio, rivelato quali sono i miei colpi, accertate quali sono i miei colpi. Beh, finisce così. Ma vorrei ricordare anche al consigliere De Luca che oggi si fa paladino di questa, di questo savoir-faire che dovrebbe, di questa partecipazione che dovrebbe in qualche modo coinvolgere tutti quanti noi, che lui definisce in qualche modo come la debacle della minoranza. Non vedo dove sta questo debacle. Siamo un gruppo minoritario, facciamo il nostro dovere cercando di esprimere quali sono le nostre opinioni, congetture, con richiami, con proposte anche laddove vogliamo, ma certamente sindaco, consigliere De Luca dimentica quando stava lui in opposizione e alzava i toni e batteva i pugni sul tavolo. Allora non c'era rispetto per questa istituzione, anche allora c'era una maggioranza che in qualche modo lottava per il proprio paese. Dimentica tutto questo, oggi si assunge a paladino a difesa del sindaco e della sua compagine. Questo volevo ricordare, ecco perché dicevo, per fatto personale. Mi dispiace tutto questo, io credo e confermo che è necessario un ripensamento del nostro agire e anche del nostro agire di minoranza in maniera più puntuale e se vogliamo anche feroce, ma nell'esclusivo interesse di questa nostra comunità che a nostro avviso sta soffrendo. Grazie. Sono altri interventi, sindaco? Eh sì, mi hanno citato, ho scritto delle cose, non faccio più corte di quello che ho scritto perché molte cose le ti consigliere De Luca, quindi le tralascio. Soltanto per il consigliere Angelini, caso di un paese modello, che abbia detto caso di un paese modello, non l'ho detto, tutto si fa, non l'ho detto. Il caso è questo, se rimbocca le mani, lavora, se dà da fare, cerca di fare quello che è possibile. Poi ha detto che il modo qua del 73, che ha una visione, un'altra visione del paese, ci tiene a caso, lo dimostra, anche io lo vedo, invece tiene a caso. Io sono nato a caso il 1 ottobre del 1970, io vi residente adesso in via Montagna del 56, io via San Decoro, cioè fate, ci tengo pure a caso. E la visione di caso, sai come l'ho vista io? Con uno sviluppo urbanistico che andava dal lato della piscina e scendeva sotto e diventava un tutt'uno con la stazione. Era solo per dire la visione che uno ha e che non ha. Uno deve fare i conti su quello che ha e sulla macchina che deve portare avanti. Quindi questa sarebbe stata la mia visione dello sviluppo territoriale di caso. Sviluppare piscina, stazione, per capirci sotto quello che è. Però non diciamo come fare. E quando si parla di una piazza santa preparata in cui ci vuole l'ascensore, ci vuole la rimessa, eccetera, eccetera, voglio solo ricordare, per esempio, che forse intorno al 1990, non so, qualcosa di c'era un progetto faraonico di 8 miliardi, non si è mai portato a compimento. Uno può dire tante cose, però quello deve portare a compimento. Se le porta a compimento, bene, altrimenti dire che si fa, si deve fare, si deve fare. Si devono fare tante cose, lo sottoscrivo anch'io, voi avete detto, dobbiamo fare molto di più, è vero, è verissimo.
prodotto, ha citato l'olio. Bene, io sono stato assieme a Tommaso Marciantoni al 25 anni, assieme a ritirare tra 330 comuni città dell'olio. Marciantoni, per quello che ha preso tra i 7 premiati, caso che in questo ha fatto quello che ha potuto fare, che dovrà fare ancora molto di più, ma ha fatto un presidio slow food che è stato apprezzato dagli operatori del settore. Un presidio slow food con l'olio in tosso e che viene veramente valorizzato all'interno di tutto il circuito oleario. È una cosa che si fa, è poco, certo che è poco, ma dobbiamo fare sempre molto di più. E questo è chiaro. La differenza di fondo, che è fondamentale a mio avviso, l'abbiamo dimostrato quando voi avete votato contro una norma imperativa dello Stato, che è una legge ordinaria, che è la 380 del 2001, che impone di fare determinate cose. Voi non avete avuto nessuna remora a dire io voto contro questa amministrazione, è rispettoso delle regole, delle leggi vigenti che sono erga omnes. Quindi noi lavoriamo affinché ci sia il rispetto della Costituzione e di tutta la normativa vigente. E questo credo che sia agli occhi di tutti, perché lavoriamo con onestà, serietà, passione, sapendo che dobbiamo fare veramente tanto e tanto di più. E lo faremo. E lo faremo, perché banalizzare e dire che 840.000 euro più 40.000 di progettazione che abbiamo in camera, che abbiamo a disposizione il castello, ma perché quante cose? Dire che 700.000 euro per mettere questo edificio, niente così, non è l'amministrazione, è l'amministrazione. Dire che qua non si aumentano le tasse, ma poi vi toccava fare. Dire che tutte le manutenzioni delle strade che stiamo facendo è poco, non è ordinare l'amministrazione, è serietà, è onestà, è un comportamento rispettoso delle leggi e della normativa vigente. Caro consigliere Parrelli, e poi lei può fare tutte le rispondere che credo, non aveva osservato la legge sul bilancio. Noi rispettiamo tutte le normative, sì, capito? E perché non l'hai rispettato? E vado avanti. Perché non l'hai rispettato? Non puoi interrompere. Ma che noi rispettiamo tutto, apriamo il bilancio, apriamo il bilancio, e questo l'abbiamo detto. Caro consigliere, per cortesia, le faccio gli auguri in anticipo per il suo compleanno che farà il 1° gennaio, quando sono bravo anche io con il suo avviso. Ti ringrazio. Prego. Cioè, come dire, ora che ce l'ha? No, anzi, questo me lo dimenticavo. Quando mi dite che volete collaborare, la mia porta è aperta a tutti. Figurati se è aperta la sua esperienza, che è da tante. Quando si fanno le riunioni con le associazioni, io sono pronto ad ascoltare tutti, a proporre ogni cosa. Non ho mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Pur chi mi incontra e chi organizza le cose, noi gli diamo ospitalità. Qualcun altro gli chiude la porta in faccia, perché sto a fare bella figura il sindaco. E rendiamoci conto. Grazie sindaco. A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Basta. Noi grazie. Abbiamo detto un po' tutto. Soltanto la dichiarazione di voto, se il capogruppo è arrivato e non può parlare per motivi di salute. Immaginiamo che il vice del vostro. Noi votiamo contro per le motivazioni che abbiamo illustrato nei nostri interventi. Grazie, allora passiamo alla votazione vera e propria, che è favorevole al punto numero 7 dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022. Chi è favorevole? Chi è contrario? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? La deliberata è approvata. Passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2021, articolo 151 del decreto legislativo numero 237-2001 e articolo 10 del decreto legislativo numero 118-2011. Parola al vice sindaco del Torrebbero. Grazie Presidente, ritengo che sul bilancio, sul punto di programmazione, sia già stato detto se il Consiglio ritiene
possiamo passare direttamente alla votazione, così come era stata sottoposta la delibera, facendo comunque rilevare quella parte dispositiva che riguarda l'approvazione della legge di bilancio, così che ancora non è ancora pubblicata, e quella parte che riguarda la Tari, così come abbiamo detto in precedenza, che è inserita nelle disposizioni urgenti in materia fiscale, che è stata pubblicata il 19 dicembre. No, il decreto fiscale è stato pubblicato nella conversione del 24. Questa è la prima versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, poi la conversione con il 24. Cioè, quindi nel nostro bilancio abbiamo quella situazione di incertezza che riguarda l'IMU e in più abbiamo la possibilità di approvare il piano economico finanziario della Tari entro il 30 di aprile, perché dobbiamo comunque spesare alcuni provvedimenti che verranno emanati dalla Lega. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale, la proposta così come era agli atti, e chiedo anche al Presidente l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Grazie Cesino, non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Diciamo. Prego, signor. Allora, ci tengo ad evidenziare un fatto e a votare favorevolmente questa proposta, sottolineando le capacità indiscusse del nuovo responsabile finanziario, dottor Donato Belfatto, che ha dimostrato sicuramente una grande professionalità e capacità nel lavoro svolto, che ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta, e questo parla a nome di tutti i consiglieri di maggioranza. Se qualcuno mi vuole smentire, lo faccia apertamente davanti a tutti, perché un professionista così preparato, capace e disponibile sono veramente, era difficile trovarlo. Noi l'abbiamo trovato, siamo la toglie all'esperienza della dottoressa Verna, ma oggi noi abbiamo una persona estremamente capace, preparata e indiscutibile. Quindi quando qualcuno afferma che è un mezzo dipendente, che ci serve un altro che deve essere preso, io rimando al mittente e voto favorevolmente questa proposta concepita e realizzata con veramente un contributo concreto del responsabile finanziario, dottor Donato Belfatto. Grazie signor. Le voto dicendo che noi, per le ragioni che abbiamo ovviamente espresso degli interventi per il documento di programmazione collegato allo schema di bilancio, e ribadendo le nostre perplessità per un bilancio che è stato costruito a tavolino, senza il rispetto delle norme di contabilità, e che, pur ringraziando il dottor Belfatto per la sua bravura che conoscevo, viene interpretato dal sindaco quale mezza figura, non avendo io per nulla affermato il contrario. Il significato è quello, sindaco, perché io ho detto che voi attraverso questa doppia unità lo avete dimezzato.
votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto dell'ordine del giorno con l'approvazione del bilancio della previsione finanziaria 2020-2022? Chi è favorevole? Chi è contrario? Ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 9 dell'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Parola al vice sindaco Pietro. Grazie Presidente. L'articolo 20 del testo unico in materia di società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con un proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono le partecipazioni. Il comunicato ha proceduto alla redazione delle schede che sono allegate al provvedimento e la Giunta ha preso atto comunque con la delibera del 12/12/2019 che dello stato di attuazione del piano di revisione della società che prevedeva la massima liquidazione della società ISI, altra società partecipata da Comune. Questa delibera ha avuto il parere dei revisori dei conti e quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio la seguente delibera di approvare la definizione delle società di cui il Comune di Casa detiene partecipazioni al 31/12/2018. Il riferimento è al 31/12 dell'anno precedente, sia queste società dirette o indirette come disposto dall'articolo 20. Di prendere atto che la revisione periodica, così come già detto, prevede quale misure di razionalizzazione che siano concluse le procedure di liquidazione della società ISI SRL in liquidazione e chiedo infine con un'altra votazione che la presente proposta venga dichiarata immediatamente eseguibile. Le società partecipate in uso nel elenco sono la SASI, l'ISI, società di liquidazione e l'Ecola. Dichiaro aperta la discussione. Grazie direttore, scusa. Dichiaro aperta la discussione. Non vi sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Grazie. Consigliere, volete dichiarazione di voto? Noi votiamo favorevolmente. Grazie. Allora, votiamo per il punto numero 8 dell'ordine del giorno, il punto numero 9, revisione per la dichiarazione. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, con aumento del capitale sociale di Ecolan S.p.A. pagando da 3, da euro 3 milioni 0,28 a euro 3.047.850, riservato all'ingresso delle compagini sociali di nuovi soci, con conseguente modifica dello statuto sociale, mediante emissione di numero 19.140, azioni del valore unitario di 1 euro, di cui il numero 9.572, azioni ordinarie, e il numero 9.568, azioni speciali, con esclusione di tutte le opzioni, ai sensi dell'articolo 2.24.41, con appunto il codice civile. Allora il vice sindaco Pereira. Grazie Presidente. Così come ricordava, questa delibera per l'ingresso all'aumento di capitale sociale della Ecolan. La Ecolan Società per Azioni è una società a completa partecipazione pubblica costituita da 59 comuni e di cui il nostro comune fa parte con una partecipazione pari al 3,767%. Una serie di comuni e precisamente il comune di Presa Grandinaria all'interno, Porto Spinardelli e Mondovizio, hanno chiesto la parte di Ecolan e il Comitato Unitario della Ecolan Società per Azioni nell'adunanza del mese di luglio di quest'anno, del 29 luglio, ha
ha deliberato l'unanimità di autorizzare la, la società stessa ad accettare le eventuali richieste di ingresso di questi comuni. E quindi, così come ha già detto, si sottopone l'approvazione del Consiglio Comunale l'aumento del capitale sociale della società Ecolan da euro 3.047.850, cioè da euro 3.028.710 a euro 3.047.850 con l'ingresso nella comunità. Il perché della richiesta è che in questo modo questi comuni possono avere l'affidamento diretto a questa società in house. E con ulteriore votazione chiedo che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile. Grazie Gesù. Sono interventi? No, siamo favorevoli. Passiamo. Proprio chi è favorevole all'ultimo punto dell'ordine del giorno per il momento capitale sociale di Ecolan? Ulteriore votazione per immediata esecutività, chi è favorevole? Nel chiudere la seduta, naturalmente volevo augurare al sindaco, alla giunta, alla segretaria, al consiglio, agli uffici dei dipendenti comunali, all'associazione, agli organi di informazione, alle comunità parrocchiali, alle forze dell'ordine, a tutti i cittadini un buon anno. Auguri. Grazie.